Buonasera cari amici, benvenuti a tutti. Siamo al 24esimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione. Dobbiamo dire che oggi è stata per le formazioni marchigiane una vera e propria giornata nera in Lega Pro. Tre gare, tre sconfitte per le nostre formazioni. La San Benedettese è stata superata al 96esimo in casa dal Forlì. L'Ancona prosegue in questo suo 2017 nero e che sinora non ha portato nemmeno la miseria di un punticino uscendo battuta sul campo del modesto Modena. In fondo meno recriminazioni per la Maceratese, 2-1 a Pordenone, se non per la maledizione dei gol subiti da calcio d'angolo. Domani un posticipo fondamentale per il Fano che alle 18:30 al Mancini riceverà il Teramo. Turno importante in Serie D, la Fermana viene stoppata sull'1-1 a San Marino al 96esimo, mentre il Matelica riscatta lo scivolone contro il San Nicolò, espugnando il munitissimo terreno della Vastese per 3-1. Sempre in agguato l'Avispesaro che fa suo il derby di Castelfidardo. Nel finale, con una rete dell'ex negro, il Monticelli sbanca Civitanova. Pareggio pesante della Recanatese a San Nicolò e brutto scivolone della Jesina, sorprendentemente battuta 2-1 in casa dal Romagna Centro. Nuovo cambio al vertice in Eccellenza con il sorpasso del Fabriano Cerreto sulla San Giustese. Una delle squadre del giorno è indubbiamente il Monticelli e dopo 4 mesi rivediamo con grande piacere il suo allenatore Nico Stallone. Ciao Nico, ben Ciao trovato. Andrea, ciao a tutti, buonasera. Ciao, Con lui Federico Pierantozzi, difensore under della formazione Picena. buonasera, Ciao Federico, buonasera. benvenuto e benvenuto alla nostra Sara. Grazie. Buonasera a Per tutti. intervenire, Sara, lo ricordiamo Lo velocissimamente. ricordiamo velocissimamente, infatti, è la nostra pagina Facebook, Le Marche nel Pallone, in cui aspettiamo i vostri commenti e le domande per i nostri ospiti. Parliamo subito di questa partita di Civitanova. Nico, dura non sorprendentemente, ma forse come previsto, no? Perché comunque la Civitanovese se la gioca sino al termine. Guarda, due cose da rimarcare. Uno, che anche se c'è questa contestazione, tifosi, società e quant'altro, però i tifosi non hanno fatto mai mancare il tifo nei confronti della squadra. Quindi sono presenti, è sempre un campo ostico, è sempre un campo difficile, è sempre un campo caldo. Tra parentesi, avessimo avuto noi questo tipo di campo, che come sai siamo un po' abituati ad emigrare e su 22 partite ne abbiamo giocate due in casa, se avessimo questo tipo di ambiente, più che altro quei 4-5 punti in più in classifica ci sarebbero stati. E questo quindi per noi è un po' un rammarico, da un lato un complimento, però dall'altro un rammarico, perché chiaramente il non giocare in casa, anche se ormai è diventata un'abitudine, quindi più nessuno ne parla, però è un dato di Però è un fatto. dato di fatto È un che dato di pesa, fatto. questo è indubbio. Pesa perché pesa anche sui condizionamenti dell'arbitro, come puoi immaginare, perché poi non so se ne vorrei parlare in un altro momento, però la classe arbitrale, secondo me, in qualche modo non sta dimostrando quel buon senso, quella capacità, quella competenza che una categoria come la Serie D, non essendoci più la C2, è No, vabbè, ne parliamo diventata. subito perché ha fatto anche un po' rumore questa tua intervista a San Nicolò, dove veramente forse si era oltrepassato un po' il limite ed eri molto arrabbiato nei confronti di una direzione arbitrale che ha lasciato quantomeno grandi perplessità. Forse a questo punto non entriamo nello specifico di quell'episodio perché ne abbiamo parlato, acqua passata veramente non macina più, però questo campionato a mio avviso è diventato la quarta serie nazionale, la sensazione è che gli arbitri non sempre siano all'altezza del quarto campionato nazionale. Io penso che serva un po' più di competenza, un po' più di autorevolezza, un pochettino più di buon senso. Invece molti spesso usano solo l'autorità e non l'autorevolezza, spesso usano il condizionamento e non il buon senso e probabilmente in alcuni casi non esiste neanche una grande capacità. Sinceramente sono abbastanza deluso e come dici tu, non dall'episodio, ma da quello che vedo ogni domenica, cioè è una guerra continua, si parla tanto di dialogo Tra le tra varie le componenti varie del componenti e calcio. poi i primi a non volerlo sono loro, sono standardizzati, sono chiusi, sono mentalmente non disponibili. Mi dispiace perché capisco che a volte noi presi dalla partita viviamo su uno stato di adrenalina molto elevato e a volte, tra virgolette, sicuramente commettiamo degli errori tutti, a partire dal sottoscritto, che voglio dire, siamo sempre tutti molto passionali. Però credo anche che se ci fosse quella, ripeto, quell'autorevolezza e quel buon senso e quella capacità di dialogo, si potrebbe sicuramente fare meglio e ci sarebbero molte meno tensioni. E poi, secondo me, a volte si è draftici su delle situazioni, tre giornate di squalifica per una spinta, uno, poi altri invece.
Non lo so, noto che per esempio noi abbiamo avuto nelle ultime partite, per esempio anche quella di San Marino della settimana scorsa, c'è stata una caccia all'uomo per tutta la partita da parte del San Marino, squadra fallosissima, eppure voglio dire, non si va mai oltre. Una volta invece mi ricordo che una delle cose più importanti era la tutela del giocatore, quindi quando si vedeva la volontarietà del fallo, è lì che l'arbitro doveva avere la mano forte, la mano pesante. Oggi invece la mano pesante è sulla frase, sul comportamento. È diventato più formale che di sostanza, un po' mi Esatto, dispiace. e forse il regolamento deve tornare proprio ad essere in primo piano come protagonista assoluto delle decisioni arbitrali, come componente paritaria rispetto alle altre del mondo del calcio. Diamo un'occhiata subito ai risultati di Lega Pro Girone B, 25esima giornata. Abbiamo detto delle tre sconfitte delle formazioni marchigiane, ma ci sono stati dei risultati che hanno fatto un po' saltare il banco, se così si può dire, nella parte bassa della classifica, tra cui la vittoria del Mantova in trasferta a Salò contro la Feralpi e anche quella del Forlì a San Benedetto. Vediamo il dettaglio: a Bergamo Parma batte Albino Leff 1-0, Fano Teramo è il posticipo domani alle 18:30, a Salò Mantova batte Feralpi 1-0, a Lumezzane vince il Venezia 2-1, Modena batte Ancona 2-1, Padova Gubbio 1-1, Pordenone batte Macerotese 2-1, San Benedetto Forlì batte San Benedettese 2-1, Sant'Arcangelo Bassano 3-0 su Tirol Reggiana 1-1. Vediamo la classifica: Venezia 52, Parma 49, Padova 46, Pordenone 45, Reggiana 44, Gubbio 42, Bassano 40, San Benedettese 38, Feralpi 35, Albino Leffe 33, Sant'Arcangelo e Maceratese 31, Suttirol 28, Forlì 26, Modena 25, Mantova e Ancona 23, Lumezzane 22, Teramo 20, Fano 16. Il Teramo ha due partite in meno, una partita in meno invece per Pordenone e Fano. Dicevo, una giornata importante proprio per i risultati che sono maturati nella parte medio-bassa della classifica, quella che interessa le formazioni che seguiamo più da vicino, ossia Maceratese, Ancona e Fano. Abbiamo detto di un match determinante, quello di domani, della formazione Granata contro il Teramo. Si affrontano l'ultima contro la penultima in classifica. Oggi purtroppo la San Benedettese ha perso in casa. Il Forlì è in grande crescita, in grandissima risalita, ha ottenuto dei risultati sorprendenti da un certo punto di vista nelle ultime settimane e oggi ha vinto a Riviera al 96esimo. Vediamo. C'è un solo posto al mondo in cui puoi prenderti il tempo per amare, per essere te stesso, per camminare tra i sogni, per scoprire profumi nuovi, per perderti nell'abbraccio di chi ami. È la tua casa. E da 50 anni mettiamo il cuore nello scegliere insieme a te il modo migliore per arredarla. Abbiamo a cuore la tua vita. Arrediamo la tua casa. Centro Mobili Andreozzi, Corridonia. Il veleno nella coda, la San Benedettese cade in casa con un Forlì che, raggiunto al secondo minuto di recupero, riesce all'ultimo respiro a conquistare tre punti fondamentali nella corsa per la salvezza. Gli ospiti non hanno rubato nulla giocando un match giudizioso ma anche cercando costantemente la manovra, palesando tra l'altro un'ottima condizione fisica ed un'invidiabile compattezza tattica. Sanderra non stravolge il suo schieramento, in avanti il tridente Mancuso a Godirin di Massimo, confermata la fiducia a metà campo al giovane Vallocchia al posto di Lulli. L'eterno Succi nel Forlì è in panchina, Ponzat e Bardelloni compongono il tandem d'attacco. Romagnoli subito insidiosi all'11esimo con l'ex Conson che sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bardelloni batte verso la porta sul secondo palo, sfiorando la rete. Il Forlì non si limita ad un atteggiamento guardingo, ma è sempre propositivo. Così il pallone è d'oro per Ponzat, che da due passi si vede respingere il tiro da un prodigioso Pegorin. La Samb si fa vedere tre minuti dopo, da Monte vince un contrasto e serve rapisarda sulla fascia. Cross lungo ed Agodirin cade, forse spintonato da Conson. Guarnieri di Empoli non fischia, la palla arriva sul secondo palo dove Vallocchia spara alto di destro.
Si prosegue sino all'intervallo senza grandissimi sussulti, con l'estremo difensore ospite Turin che non corre grandi rischi ed una formazione rossoblu tutt'altro che convincente, tanto che dagli spalti del Riviera inizia a piovere qualche fischio. Più determinati locali ad inizio ripresa. Pezzotti prova un tiro cross che sta per sorprendere Turin che se la cava in qualche modo con i piedi. Volata di Mancuso sulla fascia destra, cross in area con Di Massimo che anticipa tutti di testa sul primo palo, ma la sfera esce per pochi centimetri. Entra Bernardo per Agodirin, ma il Forlì si porta in vantaggio al 23esimo. Succi, entrato per Bardelloni, serve Ponzat che in scivolata batte Pegorin per l'1-0 romagnolo che non fa certo gridare allo scandalo. Esordio di Bacinovic che rileva da Monte, 34esimo combinazione Lulli-Pezzotti che va al cross, tocco di mano di Adobati che sembrava commesso in area, l'arbitro concede solo una punizione dal limite battuta da Di Massimo, ma Turin riesce a respingere. Finale pirotecnico, la San Benedettese resta in 10 per l'infortunio a Mori, dopo uno scontro di gioco con il compagno Radi, i 6 minuti di recupero offrono mille emozioni, i rossoblu pareggiano al 92esimo, discesa di Pezzotti tra i migliori. Cross, tocco di testa di Bernardo, ne nasce un assist per Mancuso che col piattone destro insacca. Pareggio che sembrava scritto, ma il match riservava l'ultima amara sorpresa per la Sam. 96esimo, contropiede del Forlì, Tonelli serve Spinosa che di sinistro batte di giustezza Pegolin sul palo lontano. Non finisce di stupire la squadra di Massimo Gadda che sembrava condannata a metà girone di andata, ma che invece ha cambiato passo con grande convinzione. Amarissima domenica per la Samba, sconfitta all'ultimo respiro, proprio quando sembrava essere riuscita a rimediare. In vista di Parma e Venezia, anche un pareggio avrebbe fatto comodo. E già perché la San Benedettese è ora attesa dalla trasferta di Parma, poi dal match casalingo contro il Venezia. Samba, Nico, che rimane all'ottavo posto in classifica, è una posizione di limbo quasi assoluto perché la salvezza è praticamente a un passo. I playoff non dico che sono blindati, ma c'è una posizione abbastanza di sicurezza, mentre per le prime posizioni da un pezzo non si può assolutamente far nulla. E allora la domanda è questa: si doveva cambiare così tanto, allenatore compreso, secondo te? Ma guarda, io sono un estimatore di Ottavio perché quello che ha fatto l'anno scorso e quello che aveva fatto negli anni passati, io come sempre nel calcio contano i fatti e credo che probabilmente gli è stata fatta sempre, gli è stata creata intorno una tensione che secondo me è esagerata, perché la San Benedettese stava facendo un ottimo campionato, stava andando secondo me oltre le più rosee previsioni, era una neopromossa, non ce lo scordiamo, non ci scordiamo sempre, spesso nel calcio uno dei problemi più grandi è che la gente non si ricorda da dove arriva, ma io non dico da dove arriva la San Benedettese di 20 anni fa, da dove arriva la San Benedettese degli ultimi anni, quindi era stato fatto un percorso importante, secondo me ci voleva solidità, ci voleva continuità, questo era un anno dove bisognava un attimo consolidare, conoscere la categoria, per poi se volevano la San Benedettese voleva fare qualcosa di più, poteva farlo chiaramente nell'anno successivo. Certo. Però un allenatore come Ottavio, voglio dire, secondo me meritava un altro trattamento, ma permettimi, purtroppo questa polveriera che da un lato è esistono a volte nel calcio delle situazioni che sono punti di forza e punti di debolezza. Parliamoci chiaro, Fedeli è un punto di forza della San Benedettese perché sicuramente ha portato stabilità economica, ha portato entusiasmo, ha portato vivacità, ha portato voglia di vincere, però dall'altra è anche il suo punto di debolezza perché a volte non ha secondo me l'equilibrio giusto per gestire le situazioni perché vorrebbe sempre vincere e invece esiste l'obiettività, ovvero il lavoro fatto dai Palladini che era più che ottimo. Senti, da allenatore, adesso vedremo il servizio su Pordenone e Maceratese. Maceratese sta facendo un buon campionato, no? Perché sul campo ha ottenuto 33 punti, in classifica ne ha 31, 8 partite vinte, 9 pareggiate, 8 perse, quindi perfettamente in linea con quelli che erano i programmi iniziali di fare una stagione tranquilla, anche se bisogna sempre guardarsi da questa coda che ha dei sommovimenti piuttosto particolari. Giunti a un problema, questi gol che subisce costantemente sul calcio d'angolo. Contro il Pordenone tra andata e ritorno ne ha subiti 4, al di là delle doti insomma di Armà, di Semenzato, di De Agostini, che sono giocatori sicuramente berrettoni di altissimo livello. Come si possono allenare queste situazioni? Ma non voglio andare a insegnare qualcosa a Giunti, sembrerebbe, voglio dire, presuntuoso da parte mia. Sicuramente credo che come tutti gli allenatori una delle analisi più interessanti che venga fatto è
quando si rischia di prendere gol o quando si prende gol, il modo in cui è stato preso e su questo intervenire e correggere. Intervenire e correggere sia con l'addestramento, intervenire e correggere anche con i giocatori che ha a disposizione su certe caratteristiche che se iniziano a essere un problema, in qualche modo qualche correzione può essere fatta o con l'addestramento o con dei correttivi in campo. Visto che tre indizi fanno una prova e qui di indizi ne abbiamo anche più di tre, e questo è sicuramente un problema da correggere. Una sconfitta indolore, non tanto appunto alla luce anche delle vittorie di Forlì e Mantova, tuttavia la Maceratese rimane sempre, tra le altre cose, a 2 punti dal decimo posto occupato dall'Albino Leffe, sconfitto oggi dal Parma. Ma vediamo come sono andate le cose al Bottecchia di Pordenone. Il servizio è di Lorenzo Ottaviani, anche se la voce è di chi vi parla in questo momento. Vediamo. Ready Car, qualità e convenienza. Volkswagen Up da 9.900 euro. Audi Q2 da 26.500 euro. Volkswagen Golf TGI da 17.900 euro. Renault Captur da 16.900 euro. Jeep Renegade da 19.900 euro. Audi A3 Sportback da 21.500 euro. Fiat Panda Cross da 16.900 euro. Volkswagen Polo da 10.900 euro. Fiat 500X da 17.900 euro. Fiat 500L da 16.800 euro. Sul sito puoi scegliere tra più di 100 auto usate. Ready Car, Treia e Potenza Picena. Nel cuore delle Marche, tra colline, alberi e campagne, c'è un posto speciale dove è bello nascere. È bello crescere. Giocare, scoprire o dormire. Dove essere coccolati, accuditi, curati e farsi belli. Dove c'è il cibo più buono e nutriente per i grandi e per i piccoli. Le cucce più accoglienti, i giochi più divertenti. Dove c'è tutto ciò che ci serve e dove è bello tornare. Con noi, per noi, Hobby Zoo. Due calci d'angolo, punto debole quest'anno della difesa biancorossa, condannano la Maceratese alla sconfitta per 2-1 a Pordenone, in una partita in cui la Rata, tolti i primi 15 minuti, avrebbe meritato più fortuna. La formazione di Federico Giunti è stata infatti colpita nel suo miglior momento nella ripresa, quando sembrava in controllo del match, ma la squadra è piaciuta per come ha interpretato la gara contro una delle più forti formazioni del torneo, senza mai rinunciare a giocare. Rimane il rammarico per il risultato finale che non cancella la buona prestazione offerta. Il miglior attacco del torneo, quello friulano, con il capocannoniere Armà, oggi ha dovuto soffrire per superare l'ostacolo maceratese che si è rivelato di assoluto spessore. La cronaca maceratese in maglia celeste, accompagnata al Bottecchia da una trentina di tifosi. Giunti sostituisce lo squalificato Colombi con Allegretti al centro dell'attacco, per il resto confermata la formazione vittoriosa mercoledì nel recupero con il Modena. Subito Pordenone vicino al gol al primo, cross di De Agostini, girata di Rashid Armà, si salva in corner con affanno la maceratese. Al 14° arriva il vantaggio nero-verde, angolo dalla sinistra, palla spizzata di testa da Ingegneri e sul secondo palo semenzato e pronto a ribadire in gol. Al 19° prova a reagire la Maceratese con una conclusione di De Grazia che non impensierisce Tomei. Al 23° l'uomo ragno biancorosso Francesco Forte evita lo 0-2, svarione difensivo della Rata con Berrettoni che prova il pallonetto, che trova però la superlativa risposta del portiere ospite in angolo. Alla mezz'ora occasionissima maceratese, ripartenza di Malaccari, palla al bacio per Palmieri che con la porta spalancata davanti spreca tutto con un tiro debole e centrale. Al 33° la risposta del Pordenone, non scatta il fuorigioco ma Berrettoni non riesce a concludere in maniera pericolosa. Gara piacevole e con ritmo elevato, ma il tempo si chiude con il Pordenone in vantaggio 1-0. Riprese, la Maceratese si fa intraprendente in fase di costruzione della manovra e dal decimo arriva il calcio di rigore. Tiro di Turchetta dalla distanza, deviato dal braccio di De Agostini. Quadri trasforma con freddezza l'angolino basso di Tomei. 1-1 e quinto centro stagionale per il capitano della Maceratese. 19° errore difensivo di Ingegneri, Allegretti cerca il pallonetto, palla alta sopra la traversa.
Gli ospiti giocano meglio e con personalità. Giunti si protegge nel finale con Marchetti e Franchini per Palmieri e De Grazia. Il Pordenone prova il forza in finale ed arriva il gol del 2-1, 33esimo. Ancora calcio d'angolo, testa vincente di De Agostini e palla alla sinistra di Forte per la rete che risulterà decisiva. Entra Petrilli, ma il finale convulso non regala ulteriori emozioni. Vince il Pordenone 2-1, ma non mancano gli applausi per quadri e compagni, attesi domenica alle 18.30 dal derby casalingo con il Fano. Rientriamo in studio, iniziamo a leggere qualche messaggio da parte dei nostri telespettatori. Pamela Perugini si rivolge proprio a mister Stallone dicendo grazie al mister del Monticelli per i complimenti ai tifosi della Civitanovese, almeno lui ce li fa a differenza del nostro allenatore. Ancora Carlo Scibella, Fermana non ha paura di nessun avversario. Poi neanche subliminale, proprio diretto a Nico, visto che domenica ci sarà Monticelli Fermana. Aggiungo subito grande rispetto per la capolista, rispetto massimo per il grande lavoro di Destro, che credo che veramente è uno degli autori principali del bellissimo campionato della Fermana. Dall'altra dico grande rispetto per questo Monticelli che non ha mai paura di nessuno. Beh, guardia, no. Andate a Pordenone ora sotto con il Fano. Qualche domanda al nostro ospite Federico Perantozzi, nato il 27 settembre del 97, quindi è un giovane difensore appunto del Monticelli. Lo scorso anno alla Civitanovese, per il primo anno sta affrontando questo campionato di Serie D, come ti stai trovando e soprattutto che idea ti sei fatto di un campionato diverso indubbiamente da quello dell'Eccellenza? Di certo il campionato di Serie D rispetto a quello dell'Eccellenza, nel campionato di Serie D c'è molta più organizzazione, vengono curati di più dettagli e ho avuto la fortuna l'anno scorso di giocare con molti ragazzi di esperienza e quest'anno fortunatamente continuo a lavorare con persone dello stesso livello. Diciamo che ecco, la differenza sostanziale sta appunto in quello che ho appena detto, cioè che vengono curati più i dettagli, vengono curati, diciamo, si pensa di più al campo, c'è molta più, diciamo, concentrazione, c'è più, insomma, si lavora di più appunto per migliorarsi e per far sì che i risultati possano arrivare, esatto. Chiaramente il campionato di Serie D mette anche in relazione con realtà extra regionali, appunto, e soprattutto ci sono 4 under, quindi anche il tuo peso specifico, nel senso, diventa molto più importante in campo. Senti questa pressione, la difficoltà di questo compito, oppure la cosa ti gratifica? Sinceramente no, e lo spiego subito perché io gioco per il primo motivo per cui gioco a calcio è perché è la mia passione, cioè, gioco fin da quando sono bambino e sinceramente questo che mi porta a vivere tranquillamente comunque sia durante la settimana che quando scendo in campo. Diciamo che non sento appunto ecco, il peso della responsabilità. Di certo è che è un campionato molto impegnativo, che ci sono dei risultati, degli obiettivi da raggiungere e questo fa sì che non possiamo scherzare e non dobbiamo lavorare sodo per appunto cercare di raggiungerli. Obiettivi che sono? C'è il mister vicino? Certo, sognare non costa nulla, però il nostro obiettivo primario è quello della salvezza e cerchiamo di raggiungerla il prima possibile. Poi certo, magari. Giochi a calcio fin da piccolino, hai detto, ricordiamo che sei cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli. Sì, tutta la grafia. In che modo guardi appunto alla squadra dell'Ascoli e sogni, in fondo sei a 97, quindi ne hai tutto il diritto di arrivare nel calcio che conta? Diciamo, io sono un grandissimo tifoso dell'Ascoli, ricordo che una piccola cosa, quando da piccolo il regalo mi facevo regalare per il compleanno l'abbonamento da mio padre per andare allo stadio. E certo, io gioco a calcio appunto per divertirmi,
non penso, diciamo, non, certo, sogno nel mio piccolo, però so bene che ho tanto da migliorare, che devo crescere tanto e, diciamo, mi aspirerei magari, cioè, spererei di giocare, di arrivare a giocare, a magari salire di livello, di categoria, però appunto... Con i piedi ancora ben piantati per terra. Sì, sì, sì. Ieri l'hai, umile, ieri l'hai vista la partita col Trapani? Sì. Sì, sei, sì, arrabbiato, sì, eh? Sì, sì, sì. Tu, Nico? C'era, è stato un peccato, è stato. Ieri era abbastanza tranquilla a fine partita. Però guarda, la squadra ha fatto un primo tempo di altissimo livello. Cioè, all'inizio ha giocato su delle ripartenze, contro piedi molto veloci, molto ficcanti, dove il Trapani arrivava sempre secondo, non accorciava bene, quindi l'AFCO era sempre pericoloso. Poi da metà del primo tempo ha fatto un'ottima gestione della palla, era padrona proprio della situazione. Poi invece, assurdamente, all'inizio del secondo tempo sembrava un'altra partita, chiusi dentro la di rigore, si è rischiato, il Trapani loro a quel hanno punto preso coraggio, meritava, no? Poi c'è stato l'episodio del rigore, l'episodio finale, però nel contesto è stato un tempo e un tempo, al di là poi degli episodi che sono sempre determinanti. Adesso martedì c'è la possibilità di rifarsi in fretta contro la Pro Vercelli, anche l'Ascoli è un po' nel limbo, no, della classifica, noi non ce ne occupiamo direttamente, però è sempre meglio dare un'occhiata a quello che avviene alle spalle. Sì, le cose positive dell'Ascoli quest'anno sono prima di tutto la continuità dei risultati. Secondo, è una delle squadre, credo la seconda, che abbia fatto più punti fuori casa. E terzo, che probabilmente è una squadra che ha fatto una scelta, una linea giovane verde, ha fatto esordire diversi 97, tra cui, come ci ricordiamo, il gioiellino fatto in casa fin dai tempi del nostro settore giovanile. Quando tu lo conoscevi Orsolini? Beh, lo conosce bene anche Federico qui di fianco a noi. Coetaneo. Fa parte di quella che noi... abbiamo giocato insieme diversi anni. Era la nostra covata, diciamo, erano le annate 97-98 sulle quali io avevo lavorato e credo aver fatto un ottimo lavoro, dalle quali stanno uscendo tanti giocatori interessanti. Il più importante in questo momento è Orsolini, ma non dimentichiamo che in questo momento c'è 40 che già nel mercato ha avuto una quotazione importante, non dimentichiamo Neleuteri che è stato alla Juventus, è tornato, adesso è andato all'Atalanta, non dimentichiamo un Ciarmela che è tornato e che in ogni caso veniva sempre alla Juventus, un Manari che è andato alla Juve Stabia, un De Gidio, ci sono giocatori importanti che stanno in prima squadra, Paolini, De Angelis, insomma... Credo, permettimi, che a volte ci si dimentica troppo in fretta oppure non ci si ricorda del lavoro fatto, ma nel settore giovanile dell'Ascoli probabilmente è l'unica vera cosa, l'unico vero patrimonio che quando Bellini ha fatto, è venuto, è arrivato ad Ascoli, ha fatto un miracolo perché ha salvato chiaramente questa società, questa squadra, e quindi gli vanno fatti i complimenti, però ha trovato solo una cosa, il settore giovanile, che era un fiore all'occhiello e che oggi sta dando risultati non solo tecnici ma anche economici. Assolutamente. Senti, tornando alla Lega Pro, domani c'è questo Fano-Teramo, che è una partita veramente dove la posta in palio conta triplo. Chi ha deluso di più, secondo te, delle due? Ma guarda, il Fano, se devo essere sincero, la delusione secondo me sta a monte nel mercato di agosto estivo. Io un gruppo così col quale avevo giocato contro l'anno scorso anno, così ben allenato, perché da parte mia gli allenatori di l'anno scorso, quando prima ho fatto i complimenti a Palladini, li faccio anche ad Alessandrini, qua parliamo di signori allenatori, era una delle squadre che giocava un calcio più brillante, più equilibrato, più importante. Se non avesse avuto durante l'anno momenti in cui ha avuto degli infortuni, non aveva forse una rosa che rispetto alla San Benettese la mettesse in una condizione diversa, probabilmente c'erano dei momenti in cui in fase offensiva, quando sviluppava un calcio, era quasi imprendibile, una delle proprio delle più difficili da fermare. Io dico che un gruppo come quello, con quell'allenatore, che erano due anni che aveva fatto non so quanti punti, erano due anni che comunque aveva fatto una miriade di punti, io avrei se dato, non 150 siamo lì, io avrei dato una continuità al gruppo e all'allenatore. Sono cambiato tutto totalmente, sinceramente, col massimo rispetto per il presidente che ho avuto il piacere di conoscere, la persona in gamba, onore per aver riportato il Fano in Serie C, però sta cosa detta tra di noi non l'ho capita e oggi ne paghiamo le conseguenze, cioè ne paghiamo, no, sembra certo. Spontaneo il problema maiestatis, ne paga. Va detto che a Fano c'è un clima di rinnovata, non dico tanto fiducia, ma si cerca insomma di dare una mano a questa squadra che è profondamente cambiata, no? Nel mercato di riparazione sono arrivate
gente importante come Filippini, come Germinale, come Fioretti, insomma gente di lusso anche per la categoria. Il problema è che con 16 punti non si può sbagliare più assolutamente nulla. Ma ripeto, perché come tu sai, a parte i miracoli, e quindi voglio dire, hanno fatto un mercato di dicembre importante, però le squadre si fanno sempre ad agosto. Non c'è dubbio, e poi il cambiare tanto per cambiare. A Teramo si è andati vicino al quarto cambio di guida tecnica, poi sono intervenuti, se non sbaglio, i giocatori, no, che hanno chiesto al presidente, che era pronto a cambiare, salvare Zauli. Esatto, di salvare Zauli. E chiaramente domani comunque è un test molto molto importante. Ma a proposito di squadre che non se la passano bene, purtroppo c'è questa sconfitta dell'Ancona maturata a Modena. Quello che fa rabbia un po', vedendo il filmato della partita, è che si è perso su episodi contro un avversario tutto sommato abbastanza modesto. Anche qui le cose si complicano, e si complica, dobbiamo dire, anche la situazione di Fabio Brini, la cui panchina veramente soffre di sinistri scricchioli in questa serata. Vedremo nelle prossime ore quali saranno le decisioni della società nella quale sono entrati Marco Nacciarriti e Giulio Spadoni, l'abbiamo detto più volte anche nei nostri notiziari. Ma andiamo a vedere come è maturata la sconfitta di Modena, poi con Nico Stallone parleremo anche di cosa un allenatore può fare di fronte a certe bambole difensive che si pagano carissime a certi livelli. Fabio Brini non ha bisogno del mio aiuto, però credo. Ma neanche del mio, io lo però conosco credo da. Credo che sarebbe la più grande stupidaggine di questo mondo, e anche qui probabilmente bisognerebbe avere il coraggio di vedere dove nascono gli errori e darli in questo caso all'allenatore. Mi sembrerebbe la cosa più assurda del mondo. Gli errori ci sono, ne sono tanti, ma nascono da un'altra parte e non sicuramente dall'allenatore. In bocca al lupo Fabio, sicuramente ce la fai. Poi cambiare adesso, no, io vabbè, non è che faccio un appello alla società, però siamo alla vigilia, dunque l'Ancona ha il Sant'Arcangelo in casa, poi va a Bergamo con l'Albino Leff e il Fano in casa. È un ciclo chiaramente determinante contro tre avversarie fattibili, almeno sulla carta. Quindi a mio avviso, con un organico completamente cambiato a gennaio, forse c'è bisogno anche di qualche settimana di tempo per registrare certi meccanismi. La sconfitta di oggi, grida vendetta, vediamo come e perché dal nostro servizio. Questa è la stagione giusta per creare un movimento nuovo. Ottimo, ho un'idea. Muoviamoci verso il Jumod, il nuovo centro scarpa di Mossano. I ragazzi trovano l'ispirazione giusta per creare nuovi look e la famiglia va sul sicuro con i modelli di calzature classici e firmati per uomo, donna e bambino, e per gli sportivi. Il nuovo Jumod ti sorprende anche nell'abbigliamento casual e sportivo. Allora muoviti! Jumod ti aspetta a Monsano. Ora aperto anche la domenica pomeriggio. Al centro di Civitanova Marche, il centro della salute e del benessere. Farmacia Angelini, farmacie d'Italia. Omeopatia, veterinaria, erboristeria, prodotti per l'infanzia, dermocosmesi. Inoltre tanti servizi, autoanalisi del sangue, intolleranze alimentari, controllo personalizzato della pelle e del capello, dietologia. Farmacia Angelini, il centro della salute e del benessere, con due laboratori galenici, è in grado di preparare qualsiasi prescrizione personalizzata. Farmacia Angelini. Farmacia d'Italia. Sempre aperta, non stop, anche la domenica fino alle 21.30. Info farmaciaangelini@tiscali.it. Farmacia Angelini, al centro di Civitanova Marche. Sarebbe bastato poco, probabilmente, per uscire dal Braglia di Modena con un risultato positivo. Quello che invece è riuscito a combinare l'Ancona in 90 minuti è stato oggettivamente insufficiente contro un avversario modesto, ma bravo a sfruttare il poco che ha creato. Così per i dorici è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime quattro gare in questo 2017 e la zona play-out è ormai la dura realtà. Da rivedere la difesa apparsa imbambolata nei due gol subiti ed un centrocampo moscio e raramente in grado di impostare azioni insidiose. Gli emiliani di Ezzolino Capuano si rendono pericolosi in questo scontro salvezza al nono con una manovra offensiva insistita finalizzata da un colpo di testa di Lanner, tra i più esperti in campo, che fa la barba al palo. Al 17° l'Ancona passa in vantaggio. Frediani, il migliore dei suoi, subisce il fallo di Aldrovandi. Incredibile a dirsi, ma l'arbitro Annaloro di Collegno fischia il primo rigore stagionale ai dorici. Eccellente l'esecuzione di Momentè, che spiazza Vanfredini, portando i suoi in vantaggio sotto gli occhi degli oltre 100 tifosi giunti da Ancona. Il Modena tenta di reagire con un'inzuccata di Diop, che non trova di un soffio la porta, ma il pareggio arriva al 44° con una vera e propria prodezza di Nolè. Sombrero su Vitiello, e quando tutti si aspettano la botta di potenza, il giocatore piazza il pallonetto che mette fuori causa uno scuffia quantomeno sorpreso.
L'avvio del secondo tempo, se possibile, è ancora peggiore. Dormita della terza linea dorica, assist di Giorico per la Ner che anticipa il portiere e porta in vantaggio il Modena, che dunque riesce a rovesciare le sorti dell'incontro in pochi minuti. Entra Del Sante per Vitiello e l'occasione per il pari arriva al 23esimo. La propizia ancora Frediani, incontenibile sulla sinistra. Traversone respinto da Manfredini, arriva di gran carriera Del Sante che spara botta sicura, ma si immola Aldrovandi che si esibisce in una morata che vale un gol. Fabio Brini rischia il tutto per tutto inserendo Paolucci per Aghiei, ma non ci sono altre grandi opportunità e per l'Ancona è crisi nera. Anche il futuro dello stesso Brini, mai a punti dopo la ripresa del torneo, è in questo momento più che mai in bilico. Beh, non dimentichiamo che proprio su questi schermi si era detto squadra nuova, totalmente cambiata, profondamente rivoluzionata. Ci vuole qualche settimana per cercare appunto di trovare i meccanismi giusti. Quindi adesso un eventuale cambio di panchina, a mio avviso, mi sembrerebbe inopportuno. Certo, i problemi, Nico, sono seri, no? Quando si prendono gol del genere, che dici? Sì, sicuramente si è vista, voglio dire, una mancanza, se vogliamo, di concentrazione o in qualche modo quella rabbia giusta che ci vuole per una squadra per salvarsi. Però dare la colpa all'allenatore per queste cose mi sembra riduttivo, voglio dire, un attimo, una strigliata ai ragazzi. Sicuramente la società a volte deve farsi sentire anche nello spogliatoio, e non solo per situazioni, chiamiamole formali, o che in qualche modo vanno a intoccare la serenità dell'ambiente. Al contrario, a volte bisogna stare tutti compatti per raggiungere gli obiettivi. L'impressione è che sicuramente questo rapporto in qualche modo è minato, cioè mi sembra di capire che è sempre una situazione dove ogni giorno si apre il giornale per avere una notizia, che cosa sta succedendo, cosa avviene di nuovo o meno. Ma in un anno sono cambiati 5 progetti, no? Prima questo è il motivo. Sosteniamo l'Ancona, poi Ranieri, poi questo, poi quell'altro. Adesso siamo a Nacciarriti e Spadoni, che hanno la nostra massima stima. A volte, però è difficile programmare in questo modo. A volte non ci rendiamo conto che loro sono ragazzi, e quindi a volte vengono destabilizzati dalla minima cosa. Guarda, a volte io nel mio piccolo cerco sempre di tenere tutto abbastanza circoscritto, perché capisco che a volte il minimo messaggio può essere interpretato male e può turbare gli equilibri, e nel mondo calcistico, come nella vita, l'equilibrio è tutto. Ripeto, e qui chiedo l'ausilio della regia, perché guardiamo il prossimo turno: l'Ancona giocherà domenica contro il Sant'Arcangelo, poi, se la memoria non mi inganna, andrà a Bergamo contro il Vinoleff e poi il derby casalingo contro il Fano. Sono tre partite determinanti. Cambiare adesso, ripeto, mi dà dei dubbi. Le altre partite di domenica sono Bassano-Modena, Forlì, Feralpi-Salò, Gubbio-Albino-Leff, Maceratese-Fano, che si giocherà alle 18.30, Mantova-Padova, Parma-San Benedettese, Reggiano-Lumezzane, Teramo-Suttirol e Venezia-Pordenone, che è un po' il match club, mentre la Samb va al Tardini con forse, no Nico, la leggerezza di chi non ha molto da perdere. Sì, forse in questo momento è la partita ideale, nel senso che sono quelle partite che quando non è una situazione stressante di classifica in negativo, vai a giocare con la squadra più ambita, più blasonata della categoria, reduce da un mercato miliardario, ti puoi permettere, che hai solo da guadagnarci, e invece il Parma ha tutto da perdere. Corriamo più del solito perché abbiamo talmente tanti servizi oggi, e tra poco vedremo lo sfortunato 1-1 della Fermana a San Marino. Voglio dire comunque che la notizia del giorno sono gli oltre 400 tifosi, 450 gialloblu, che sono saliti al San Marino Stadium. È un segnale importante, insomma, che affermo si stanno ricreando certi entusiasmi che sembravano un po' sopiti. Vediamo comunque nel dettaglio i risultati di oggi. 23esima giornata, Serie D, Girone F, li vediamo insieme. Alfonsine Campobasso 3-3 a Castelfidardo, Vispesero batte Castelfidardo 2-1, a Civitanova vince il Monticelli 1-0, a Iesi Romagna Centro batte Jesina 2-1, San Maurizio Pineto 1-1, San Marino Fermano 1-1, San Nicolo Recanatese 1-1, a Vasto vince il Matelica 3-1, a Riposato l'Agnonese. La Fermana in testa alla classifica con 45 punti, ha già osservato il suo turno di riposo. Non altrettanto hanno fatto il Matelica a 43, la Vispesera a 41, San Nicolò 36, San Maurese 34, Vastese Agnonese 32, Monticelli 30, San Marino e Jesina 27, Campobasso 26, Romagna Centro 25, Pineto 23, Recanatese 20, Alfonsine 19, Civitanovese 16, Castelfidardo chiude la classifica con 15 punti. Però il risultato forse più eclatante l'ha fatto il Matelica, perché venire da una sconfitta rovinosa, no, sotto certi aspetti, contro il San Nicolò, andare a Vasto, vincere bene, poi chiaramente vedremo il servizio, è segnale forte al campionato e a se stessi. È segnale di forza, è segnale che quello che si dice fin da quest'estate è una conferma, che questa è una squadra che quando funzionano
tutti gli elementi o non c'è niente che disturba, o non ci sono nervosismi, perché sicuramente quello che è avvenuto in settimana col San Nicolò, voglio dire, grida vendetta, cioè voglio dire un Pera che viene espulso perché va a spintonare un proprio compagno di squadra, sicuramente denota una situazione di nervosismo particolare. Però oggi il Matelica ha bussato alla porta prepotentemente, ha dimostrato che andare a vincere a Vasto per 3-1 con il cambio dell'allenatore della Vastese vuol dire che è una squadra che c'è e che se manca una volta Pera, manca una volta Esposito, ce ne sono talmente tanti altri, sono talmente tanti, tutti bravi, che possono creare difficoltà a tutti. Dall'altra, come dici tu, invece, solo adesso, al di là delle battute che si possono fare, che abbiamo fatto prima sul messaggio di Sara, però voglio dire, va reso onore veramente a questa Fermana che secondo me sta facendo un campionato oltre le righe, ha dimostrato ormai solidità, io l'ho visto ultimamente, ha dimostrato di avere ormai una mentalità da grande squadra, è cresciuta in questo, e questo veramente i meriti vanno all'allenatore, oltre ad avere una ottima rosa, quindi voglio dire, ha fatto sicuramente un buon mercato. E la terza componente, quindi parliamo dell'allenatore, parliamo, voglio dire, di rosa, ma parliamo di quello che hai detto tu, c'è questo di nuovo matrimonio con il pubblico, cosa che, come tu sai, Matelica non ha a questi livelli, e quindi questo a volte, dato che la Vastese è un po' in calo, è l'unica che poteva avere un pubblico importante, forse delle squadre di testa, le due squadre che in questo momento hanno quel quid in più sono Fermana e Vis Pesaro, perché queste sono due squadre che invece hanno ritrovato il loro pubblico, la loro passione, e questo alla lunga, lo dice uno che, come sai, lo ripeto, gioca sempre fuori casa, un pubblico può fare la differenza e possono rappresentare punti in più. Da Fermo ci seguono in tantissimi. Dove giocherete domenica? Allora, quindi ci togliamo subito il dente, dai. Diciamo che al 99% si dovrebbe giocare a San Giusto. E il pubblico di Fermo si sta abbracciando in questo momento. Invitiamo tutti i fermani a venire. Possono venire in bicicletta, va, a via San Filippo. In bicicletta, riempiono lo stadio, si vedranno sicuramente una bella partita tra due squadre che si stimano e si rispettano, tra giocatori che hanno giocato con noi e con loro che si conoscono e dove validissimi, tra due allenatori, credo, spero, entrambi bravi, sarà sicuramente una bella partita. Più vengono e meglio è, perché il Monticelli ha bisogno di sostenersi economicamente. Il cassiere, insomma, è felice. Per noi ci permetterebbe l'incasso con la Fermana di avere un altro anno di sopravvivenza. Il cassiere del San Marino non è che aveva bisogno di tutto questo sostegno economico, però ha sorriso anche lui, e vediamo perché dal nostro servizio. Aggressivo Di Meo, con la capolista seguita da almeno 400 tifosi, la gioca con due punte effettive e tre mezze punte, 4-1-3-2. Per il tecnico del San Marino, l'allenatore della Fermana Flavio Destro sceglie una strategia più accorta, non tanto nel disegno tattico ma quanto nell'atteggiamento. Non sono trascorsi nemmeno due minuti e c'è già il primo episodio. Clemente tocca con il braccio in area per Rutella di Enna, in odore di promozione, è tutto regolare. Va nelle proteste di tutta la panchina biancazzurra. Scampato il pericolo, i battistrada del girone F si fanno vedere con Petrucci. Dini lo chiude con l'aiuto di Bova in fallo laterale. Sul sviluppo dell'azione, il portiere respinge sui piedi di Dipinto, che la mette fuori. Di là, sempre da palla inattiva, Buonocunto in mezzo, arriva Guidi, porta mancata per la solita questione. Partita bella e intensa, c'è maggiore densità del San Marino, ma la Fermana la sblocca. Cremona, ottimo anche come uomo assist. Misin sul secondo palo la mette sotto l'incrocio dei pali. Andrea Dini assolutamente incolpevole, la difesa qualche responsabilità ce l'ha. Il titano sotto risulta efficace solo fino ai 16 metri, poi manca sempre qualcosa, come nel caso di Caprioni e Olcese. Al riposo è 1-0 Fermana. Ripresa, Buonocunto impegna Valentini. Sulla respinta ancora l'ex Rimini, va a terra per Rutella di Enna, è simulazione, giallo per il fantasista. Chiamata di D'Angelo, Dini anche per i fotografi. Di Meo cambia ed è proprio il nuovo entrato Cenci, servito da Caprioni ad avere l'opportunità. Sfera sopra la sbarra, ci va vicino anche Clemente che di nuca sfiora il palo. Secondo episodio dubbio al 24esimo, Caprioni per Olcese, colpo di testa, Valentini grande parata, ma dentro o fuori? I dubbi restano, si arriva così alla stretta finale. La Fermana ha i tre punti in mano che sfuggono a 10 secondi dal 95esimo, quando Emiliano Olcese piega Valentini con la conclusione chirurgica al San Marino Stadium. San Marino Fermana 1-1 per il Matelica. Prendere gol a 30 secondi brucia abbastanza,
una partita combattuta da tutte e due le squadre, il rammarico è quello che su una punizione così diritto per diritto prendere gol effettivamente fa un po' male, però credo che i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. Purtroppo abbiamo avuto dei grossi problemi durante la gara, due infortuni, quindi due cambi obbligati. Addirittura Ferrante si è fatto male nel riscaldamento che doveva entrare, quindi avevamo dei giocatori che non stavano bene, i cambi erano finiti e quindi non abbiamo potuto magari incidere più di tanto. Dove si vince questo campionato destro? Ma non lo so dove si vince, noi pensiamo a guardare alla prossima partita, quello che fanno gli altri non ci interessa, siamo qui e vediamo di giocare con Monticelli con questo spirito e magari con un pizzico di fortuna in più. Ci abbiamo creduto fino alla fine, le mie squadre sono così, non mollano mai fino al 95esimo e l'abbiamo dimostrato oggi. Se perdevamo oggi ero scontento, non dal punto di vista proprio del risultato, perché no, non ce lo meritavamo proprio. La squadra ha lottato, ha giocato e ha meritato ampiamente il pareggio, secondo me. A questo punto 27 punti, i play-off sono ancora un po' distanti, però un paio di risultati tutti consecutivi potrebbe permettere di arrivare lì a ridosso, insomma va vinta una partita in trasferta, non c'è niente da fare. Sì, va vinta una partita in trasferta, però la squadra è viva. In altri tempi si perdevano queste partite. Ancora messaggi da parte dei nostri telespettatori. Max Amo Citanò ci scrive: sono più di 20 anni che la Civitanovese non retrocede sul campo, quello a cui stiamo assistendo non è giusto, è stata distrutta una signora squadra e ora ci sono solo tanti ragazzi inesperti e ovviamente incolpevoli. Questo genera tanta rabbia. Ancora Massimo Marchei, grande mister Stallone, una panchina tra i prof è il minimo, quindi un bel augurio per... Sono competente, mi fai. No, scherzo. Scherzo. E in conclusione Nico Ragnetto ci scrive: fanno nel cuore, forza ragazzi, con voi più che mai. Sì, questo è anche un po' il segnale, ripeto, che a Fano si è ricreato un certo clima di coinvolgimento attorno a una squadra proprio dopo il mercato importante fatto a gennaio da Patron Gabellini. Ma parliamo diffusamente, Nico, del Monticelli, perché non giriamoci troppo attorno, la classifica l'abbiamo vista prima, alla luce di quella, di alcune recenti prestazioni dell'organico, possono realmente cambiare le prospettive stagionali? Ma guarda, uno, tu sai che il calcio è fatto di tanti formalismi, di tante bugie, di tante cose dette e non dette. Però ormai mi conosci da tempo, sai che sono sempre molto diretto, te lo dico con la piena sincerità, non è che voglio stare coi piedi per terra, non è che voglio tenere coi piedi per terra la squadra. Ad oggi il nostro unico obiettivo è la salvezza. Una volta raggiunta quella, oggi abbiamo un trittico di partite molto importanti, giocheremo con la Fermana, Agnonese, Matelica e Vis Pesaro. Dopo queste 4 partite, se per caso ci fossero stati risultati positivi, si potrà parlare di qualcosa di diverso, di più simpatico, di frizzante. Se però, come le partite sono difficili, dovremmo prenderle con la difficoltà che rappresentano, io credo che, stando con i piedi per terra, speriamo di fare più punti possibili per arrivare il prima possibile alla salvezza, che per il Monticelli, ricordiamoci sempre, scusa, permetti un aneddoto veloce perché prima ho visto l'intervista di Di Meo del San Marino. La cosa più bella della settimana scorsa è stata che dopo il pareggio col San Marino qualcuno ha detto: ennesimo pareggio per il Monticelli. Io vorrei ricordare che questo fa capire a che livello è arrivato il Monticelli, perché se 2 anni fa il San Marino stava in Serie C, il Monticelli stava in promozione, e oggi un pareggio tra San Marino e Monticelli viene visto come... fa storcere la bocca a qualcuno. Allora dico che probabilmente abbiamo raggiunto un livello così alto del quale sono contento, perché sono stato sicuramente tra gli artefici, però dall'altra dico anche: ricordiamoci sempre da dove veniamo e qual è il percorso, perché a volte si perde di vista quali sono i veri obiettivi, e nella vita quando uno perde di vista i veri obiettivi rischia di cadere e di farsi male. Senti, nel percorso, a proposito, utilizzando le tue parole, c'è anche un nuovo direttore sportivo, Luigi Cima, che noi non conosciamo. Ho letto che è stato responsabile degli osservatori del Teramo, ha lavorato spesso e volentieri in Abruzzo, è un passo verso quella riorganizzazione di quella ristrutturazione del presidente Palatroni di cui parlavamo qualche mese fa? Allora, diciamo che il Monticelli, come abbiamo detto, quest'anno ha vissuto un anno difficilissimo, perché l'anno scorso ha pagato questo salto di categoria con grande difficoltà economica, anche perché, come sappiamo, ne abbiamo parlato lo scorso anno, ci furono anche delle problematiche di carattere amministrativo
che hanno portato a dei grandi sacrifici ai dirigenti che in pochi anni erano arrivati dal dilettantismo puro a una categoria che è semiprofessionista. Sì, sì, assolutamente. In questo, cosa che anche questo lo faccio con molta serenità, va fatto un applauso a Pallatroni, che ha avuto il coraggio di rilevare tutta la società e di salvarla, perché Monticelli rappresenta non solo una società di calcio, ma rappresenta veramente un qualcosa di sociale. Noi siamo qualcosa di sociale per questa città, non ci se ne rende conto. Ripeto, questo è il quartiere più con maggiori difficoltà sociali della città, e se fino a qualche anno fa un bambino di Monticelli si vergognava a essere di Monticelli o viveva deriso dagli altri ragazzi della città, oggi c'è un senso di identità e di appartenenza molto importante, e questo grazie a questa squadra. È una realtà che, grazie all'oratorio di fronte, ancora vive la realtà importante oratorio campo, riesce a rappresentare una favola. Io capisco che a volte la diversità dà sempre fastidio, però... e quindi a volte però noi siamo diversi, le chiacchiere stanno a zero e se ne accorgono ogni volta i ragazzi nuovi che arrivano di anno in anno. Siamo in ogni caso, lo ripetiamo, siamo l'unica squadra che sta allenando di sera. E di sti tempi, ogni tanto credo si sente dalla mia tosse, è dura, è diverso da allenarsi di giorno. Siamo l'unica squadra che si allena su un campo sintetico di ultimissima generazione, ultimissima nel senso vecchissima generazione, in 50 metri quadri, e giochiamo in tutti i campi del mondo senza avere mai continuità. Non abbiamo purtroppo ancora dei nostri tifosi come ci hanno tutti gli altri, non abbiamo tante cose, ma però abbiamo un grande DNA, un grande carattere, grandi valori, grande forza. E quindi complimenti a questa società che ancora regge e che, come hai detto tu, inizia a pensare al futuro per strutturarsi. Esatto, nel futuro però la condizio sine qua non, cioè il passaggio fondamentale è questo famoso stadio, no? Perché tanto il pellegrinaggio è una cosa bella sotto certi aspetti, ma deve assolutamente terminare. Noi ci eravamo visti ad ottobre e si parlava anche con il presidente che si era a buon punto con l'amministrazione comunale per la ristrutturazione del vostro campo, cioè del campo di quartiere che c'è, non è omologabile a livello di misure. No, il 105x65 famosi, c'è un velodromo, quindi va tutto ristrutturato. A che punto siamo? Perché questo è forse lo snodo fondamentale, no, per voi, perché poi giocare nel vostro quartiere, che è un quartiere di 10.000 abitanti e rotti, se non ricordo male, anche 15.000, anche 15.000, insomma, significa veramente avere delle prospettive, diventa una cittadina, sì, delle prospettive diverse, cresce quel senso di appartenenza, cresce la possibilità di avere dei tifosi che iniziano un attimo a sposare i colori, la maglia, e poi vivi all'interno del quartiere, e dove praticamente c'è la vita vera e reale della nostra squadra. La cosa bella, noi ci andiamo a allenare e ci alleniamo contemporaneamente con i ragazzini di 12, 13, 14 anni, quindi si crea quello spirito, quell'humus di quartiere sociale e sportivo molto importante. Pallatroni, diciamo, l'ha messo al primo punto. I primi punti fondamentali sono il campo, e come hai visto il discorso di Cima come direttore sportivo, parliamo tra l'altro di una persona molto preparata, sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista umano, laureato in psicologia, ha una doppia laurea, è una persona che quindi in questo caso parliamo di prospettive, ovvero il Monticelli è arrivato a un punto che secondo me ha scritto un libro meraviglioso e una storia meravigliosa che resterà per sempre. A questo punto bisogna fare un po' il saltino di qualità, perché continuare ad andare avanti così è dura, no, certo. Ed è pesante, e questo tutto nasce da questa ristrutturazione che abbiamo detto prima col direttore sportivo e dal campo, che è al primo punto del presidente Pallatroni. Il presidente Pallatroni ha detto: io vado avanti se si fa il campo, proprio papale papale. E devo essere sincero, il sindaco Costelli con tutta l'amministrazione si è messa a disposizione, le cose sono, come tu sai, nella parte burocratica finale. Beh, lo sai, anche tu hai fatto formalizzare l'assessore quello che possa essere, però c'è la volontà da parte di entrambi di arrivare a un bel progettino che si creerebbe un piccolo, se vogliamo così, stadium di quartiere. Comunque, se c'è la volontà politica, poi le cose alla fine si fanno. Andiamo a Vasto, ripetiamo, successo fondamentale a mio avviso per il Matelica, tra l'altro alla vigilia di un turno di riposo per la formazione di mister Meco Monaco sul campo della Vastese, che in settimana, come certamente saprete, ha chiamato Massimiliano Favo a sostituire Colavitto in panchina. Vediamo.
La nuova Vastese, targata Favo dopo i due passi falsi consecutivi nelle precedenti giornate, è chiamata alla svolta. Nei biancorossi la novità è il modulo, si è passati dal 4-3-3 di Colavittiana memoria al 4-2-3-1. L'altra novità è tra i pali, con Rinaldi che prende il posto di Russo, mentre sulla fascia destra confermato De Cinque per Manisi. La corazzata matelica in formazione tipo, con il trio Evacuo Esposito Baldinini a formare l'attacco marchigiano. Con le immagini passiamo alla cronaca. Parte subito forte il Matelica, il terzo titone viene fermato in fuorigioco, inutile la conclusione del numero 7. Lo stesso succede al settimo dall'altro lato, Fiore illumina per Prisco, il numero 9 viene fermato per posizione irregolare con la sua conclusione che va sulla traversa. Al nono il Matelica passa, azione sull'out di sinistra, palla al centro e arriva a Baldinini. Il numero 11 la piazza senza difficoltà a due passi da Rinaldi. La Vastese è in bambola ed i marchigiani ne approfittano. Esposito sale in cattedra, si infila in area di rigore e piazza un destro a giro sul palo lontano. Rinaldi non può arrivarci, 2-0, da rivedere a rallenti la prodezza del folletto molisano. Per la risposta della Vastese bisogna attendere il 26esimo. Prisco, scattato sul filo del fuorigioco, controlla di petto e batte Marcantonio con un preciso diagonale. 2-1 e partita riaperta. Al 37esimo Cosenza lancia Prisco, sponda del numero 9 per Felici. L'esterno biancorosso calcia malamente. Si va a riposo sul 2-1 ospite. Avvio shock per la Vastese, poi la reazione che permette agli uomini di Favo di restare in gara. Nella ripresa riparte forte il Matelica come a inizio partita, al terzo è Baldinini a essere pericoloso con una conclusione da fuori, in qualche modo si oppone Rinaldi. All'11esimo occasionissima per la Vastese sui piedi di Felici, il numero 11 chiude il triangolo con Prisco che gli restituisce una palla d'oro, salva tutto l'estremo ospite in uscita. La Vastese in crescita, Prisco ci prova con un'acrobazia al 18esimo, palla alta di un soffio. Un minuto dopo la squadra di casa va in rete con lo stesso numero 9. L'arbitro annulla per fuorigioco tra le proteste dei locali. Al 22esimo Rinaldi salva su Baldinini, servito da un assist al bacio di Titone. Al 28esimo brutta palla persa a centrocampo da Tafili e riparte il Matelica. Rinaldi si supera opponendosi alla grande alla conclusione di Baldinini. Continua la sfida nella sfida tra i due. Al 32esimo Esposito viene steso in area di rigore da De Cinque, per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il penalty. Sul dischetto va Titone che sigla il 3-1. Da qui alla fine non ci saranno altre emozioni con la gara che termina su questo punteggio. Per la Vastese continua il momento no, incassando la terza sconfitta consecutiva. A pesare quest'oggi sicuramente la partenza difficile dei padroni di casa e non è bastata la reazione per limitare i danni. Troppo presto per valutare gli effetti della cura a Favo, da segnalare però che per i biancorossi si tratta del terzo penalty contro in altrettante gare, anche se quello di oggi è apparso più solare rispetto ai precedenti. Mister Meco Monaco, partenza super, poi avete gestito. Penso che nell'arco della partita siamo stati molto bravi a determinare il risultato. Abbiamo sofferto quando dovevamo soffrire, e abbiamo fatto male quando dovevamo far male, quindi penso che sul risultato non ci sia niente da dire, perché siamo arrivati anche diverse volte davanti alla porta, abbiamo mancato il terzo gol e poi l'abbiamo fatto. Però devo dire che abbiamo giocato contro una squadra forte, forte fisicamente, che veniva da un cambio di allenatore, e quando c'è un cambio di allenatore non è mai semplice. La squadra mia oggi era determinata, molto attenta, e poi abbiamo sfruttato quello che ci è capitato. Adesso ci riposiamo, 2-3 giorni, poi riniziamo e pensiamo subito alla prossima partita, perché comunque non possiamo rilassarci, perché questo è un campionato comunque che si può perdere e vincere da tutte le parti. Mister Massimiliano Favo, cambio di modulo, la partenza non è stata ottimale, poi siete usciti fuori alla lunga. Sì, più che altro non... abbiamo avuto questo 1-2 che all'inizio ci ha un po' condizionato, c'era
probabilmente ho visto i ragazzi molto silenziosi prima della partita, quindi probabilmente erano a volte il silenzio è sintomo di troppa concentrazione o di tensione. Però devo dire che dopo ci siamo ripresi bene, abbiamo avuto la possibilità anche di pareggiare la partita con Roberto Felici, e probabilmente nel momento di maggiore pressione dovevamo alzare la guardia dal punto di vista del... Adesso sinceramente parlavo con il secondo e non ho visto il rigore perché stavo optando per una sostituzione. Non ho capito se abbiamo lasciato la palla senza mettersi uno sul pallone, qualcosa è successo, poi lo valuterò con i ragazzi. Obiettivamente quando sei in quel momento dove profondi le energie per poter pareggiare la partita, dove il Matelica mi sembrava anche un po' alle corde in quel momento, abbiamo preso questo gol che ci ha definitivamente tagliato le gambe. Però sotto il profilo dell'impegno ai ragazzi non gli posso dire niente, ho visto che la curva le ha applauditi, questo... anche se perdi la partita, voglio dire, e non, a me non piace perdere, devo dire che comunque sotto il profilo della propositività ho visto una squadra che si è data da fare. Torniamo in diretta da studio e salutiamo Andrea Castellana, anche lui difensore del Monticelli. Ben trovato Andrea. E dico a ragion veduta ben trovato, perché eri con noi anche l'anno scorso quando militavi nel Castelfidardo. 21 anni da compiere. Già compiuti. Ah, già compiuti, perfetto. Ma già un abitué della Serie D, no? Perché fuori onda dicevamo che è la tua terza stagione in questa categoria. Sì, esatto, questa terza stagione dopo la prima che è stata a Foligno l'anno scorso a Castelfidardo, e quest'anno sono qui con il Monticelli. Perché Monticelli, Andrea? Monticelli perché, diciamo, ci siamo trovati così, che mentre loro stavano partendo, doveva iniziare appunto la stagione, io appunto ero venuto a sapere il loro interesse, e poi allo stesso tempo stavo valutando anche un'altra offerta, che però poi dopo che mi sono andato a allenarmi con loro una settimana ho deciso appunto di sposare questo progetto anch'io, nonostante sia comunque sempre 500 km da casa. Perché quello che mi ha colpito era sia la preparazione del mister, del prof Iachini, e il gruppo, che è veramente qualcosa di eccezionale, che non avevo trovato mai in questi due anni, un gruppo così. Te l'aspettavi un campionato così? In fondo avete perso le stesse partite della Fermana, 4. Sì, ci ho fatto... Vi penalizzano un po' i pareggi, quindi sono un po' troppi. Ma penalizzano, però allo stesso tempo muovono la classifica, perché un punticino alla volta siamo ora in quella posizione di classifica che... onestamente sentiamo anche nostra, perché come parlavo prima col mister abbiamo sempre fatto la prestazione in qualsiasi partita dalla prima all'ultima quest'anno, poi i risultati ci hanno dato appunto ragione, questo però è solo merito secondo me sia del lavoro quotidiano e del gruppo, ripeto. Nelle segrete stanze dello spogliatoio, visto che Nico Stallone non ci sente, si parla di qualcosa diverso della salvezza, ci sono le tabelle, quelle che faceva Eleni Herrera con i punti, eccetera, eccetera. No, ora dalla nostra, cioè, con questa situazione di classifica, possiamo guardare a queste due partite con la Fermana e col Matelica con uno spirito diverso e giocarcele appunto senza paura, perché allo stesso tempo ci servono i punti, ma loro essendo le prime due in classifica, essendo squadre molto molto forti, ci sarà tanto da combattere, però sono le partite che a noi ci piacciono. I numeri di Giuseppe Stulzini dicono che la Fermana non perde da 10 partite, 8 vittorie e 2 pareggi, il Matelica non pareggia da 6 partite, il Castelfidardo non vince da 11 partite, il San Marino è l'unica formazione imbattuta in casa, mentre non hanno mai vinto fuori casa San Marino, Civitanovese e Castelfidardo. 9 squadre hanno già cambiato allenatore, quindi oltre la metà. Si viaggia una buona media di reti messe a segno, siamo a 2,50, con Pera capocannoniere con 16 reti. La Civitanovese, pensate, è arrivata a schierare 41 giocatori, mentre Agnonese e Vastese sono ferme a 24. Il Monticelli ha schierato ben 19 giocatori under contro i 25 della Civitanovese, il Romagna Centro è la squadra con l'età media più bassa, 21,71, il Monticelli è la squadra con più giornate di squalifica, 15. Vuol dire qualcosa, Nico? La simpatia nei confronti degli arbitri. Torniamo lì. Prima.
No, va bene, diciamo che chiaramente in qualche caso insomma di ammonizioni. L'inizio era stato un pochettino poco simpatico. Le prime quattro partite di campionato, se non ricordo male, le abbiamo giocate sempre in inferiorità numerica, tra cui ci fu la famosa partita di Vafto che finì in 9 e anche lì probabilmente meritavamo qualcosa in più. Noi abbiamo, sono sincero, abbiamo avuto, se vogliamo, credito in una massimo due partite. Che forse potrei una, ad esempio, anche quella di Recanati, no? Pareggiamo all'ultimo Al momento. 96esimo, sì. No? Però è vero il contrario, che siamo più in debito che in credito, cioè, voglio dire. Cioè siamo più in credito che in debito. Abbiamo sicuramente perso dei punti per strada che meritavamo di avere molti, molti più punti E per più. questo non devi pensare solo alla salvezza, no? E allora, guarda, la risposta è: se avessimo avuto la famosa componente C, che a volte serve in certi campionati. Oggi potevamo pensare a qualcosa di diverso, siccome non c'è stata e quei punti non sono arrivati, anche se lo ripeto con onestà, li meritavamo, oggi possiamo pensare solo alla salvezza. Sara, abbiamo molti messaggi, se ne leggiamo qualcuno così andiamo avanti ad Sì. accontentare i nostri telespettatori. Tantissimi messaggi. Alessandro De Angelis scrive a Pierantozzi, appunto il giocatore che adesso ci segue da dietro le quinte. Pierantozzi, ricordati di me quando arriverà nel calcio che conta. Poi Daniele Roncaglia, Castelfidardo nel cuore, forza ragazzi. Khaled da Matelica, complimenti ai nostri ragazzi per la vittoria di Vasto. Vogliamo più tifosi allo stadio. Siamo secondi a 2 punti, forza Matelica. Ancora Franco Cesari, messaggio per Attilio Di Stefano, per Giorgio Bresciani, Luciano Patitucci e Giuseppe Cerolini. Negli anni avete distrutto la dignità di una città, Civitanova vi detesta. Poi conclude Paolo Antonelli, mandare via Brini da Ancona un suicidio, ma visti i personaggi tutto è possibile. Puntini di sospensione. Andiamo a Civitanova finalmente a vedere Civitanovese Monticelli. Grazie ai suoi 50 anni di esperienza nel settore, la Centredil SRL è la scelta giusta per creare e rifinire la tua casa. Nello showroom troverete serietà e personale altamente qualificato unito al design esclusivo dei prodotti. Centredil SRL è l'unica in grado di soddisfare appieno il gusto del cliente con soluzioni di altissima qualità. Centredil SRL è a Trudica di Morrovalle, in via Campomaggio 115 e vi sta aspettando per mostrarvi il salone espositivo. La Civitanovese, chiamata a fare punti per risollevarsi dalla difficile situazione di classifica ed evitare l'ultimo posto, viene superata al Polisportivo 1-0 al Monticelli, che porta a casa i 3 punti che le permettono di continuare a navigare in acque assolutamente tranquille, anche se distante dalla zona playoff. Potevano essere le diverse motivazioni oggi a fare la differenza tra le due squadre, ma il Monticelli non era di regali alla pur generosa formazione del nuovo tecnico Cevoli, ancora a secco di punti da quando si è seduto sulla panchina della Civitanovese. Per raggiungere il primo risultato positivo, il tecnico di casa deve fare i conti con le assenze di Tortelli squalificato, Pacini e Denoi infortunati, anche se quest'ultimo va in panchina insieme al recuperato Mancinelli, mentre l'altro giocatore in dubbio alla vigilia, Calvarese, è in campo nell'undici iniziale sull'out destro della linea di difesa davanti al portiere Ferrieri, con Vallorani massimo esterno a sinistra e coppia centrale composta da Bagliata e Ballesi, Cichella, Marengo e Speranza in mediana e Rapagnani alle spalle dei due attaccanti Battisti ed Attaccanti. E da Catullo. Il tecnico ospite Stellone lascia in panchina Pedalino all'inizio, recuperato da poco e non al meglio della condizione, mentre dei tre ex rossoblù che si sono accasati presso la compagine ascolana a dicembre, Wade non risulta tra i 20 uomini a disposizione del tecnico, mentre Negro e Giovannini compongono il pacchetto offensivo insieme a Iotti con Cocchieri e Gesué a centrocampo e Simone Vallorani e Cappelli sugli esterni, trio di difesa con Sossi, Terrenzio e Pierantozzi a protezione dell'estremo difensore Marani. Arbitro dell'incontro è il signor Piacenza di Bari. Pronti via, Iotti recupera subito il pallone e conclude, ma manda alto dopo 20 secondi. Il Monticelli appare tonico e si riaffaccia in avanti al quinto quando Giovannini si infila in area e ci prova la posizione defilata, ma non trova la porta. Al 13esimo è ancora Giovannini ben servito in area ad incrociare con il destro, ma Ferrieri è attento e respinge. La Civitanovese contiene l'avvio pimpante degli ospiti e si rende pericolosa per la prima volta al quarto d'ora con Battisti,
che penetra in area di rigore e delude dell'uscita di Marani, ma poi a pochi passi dalla linea di fondo riesce solo a mandare il pallone sull'esterno della rete. Poco dopo è sempre Battisti che colpisce di testa su cross dalla destra, ma il pallone termina alto sulla traversa. Il Monticelli, superato il momento di paura, si fa di nuovo vivo in avanti al 18°. Iotti raccoglie una respinta della difesa di rosso-blu sugli sviluppi di una punizione alla sinistra e prova ancora il tiro alla distanza, ma il pallone viene deviato in angolo. La gara è piacevole e combattuta, il Monticelli ha un discreto predominio territoriale, ma la Civitanovese tenta di farsi valere anche se rischia ancora al 20°, quando una gran giocata di Gesuè permette al numero 10 Ascolano di liberarsi in dribbling in posizione centrale e poi cercare il piazzato vincente, ma il pallone esce di pochissimo alla destra di Ferrieri. Al 21° il Monticelli va anche a segno con Giovannini che corregge in rete un tiro non irresistibile di Iotti, ma l'attaccante ospite era terminato in evidente posizione di fuorigioco e quindi la rete non viene convalidata dal signor Piacenza di Bari. Il Monticelli prova ad alzare il baricentro per aumentare la pressione, ma la Civitanovese copre ogni spazio e l'ultima occasione prima del riposo è proprio per i padroni di casa al 39°. Acatullo scappa sulla sinistra, entra in area e prova a sorprendere Marani anticipando la battuta sul primo palo, ma trova l'esterno del montante che nega il vantaggio alla Civitanovese. Non ci sono altre emozioni nella prima frazione che si chiude dopo un minuto di recupero. Dopo l'intervallo le due squadre tornano in campo con gli stessi elementi della prima parte di gara e le prime schermaglie della ripresa portano ad una conclusione per parte all'inizio del secondo tempo, ma prima Pierantozzi per gli ospiti, poi Speranza per i padroni di casa trovano i due portieri pronti a bloccare con sicurezza. Il primo brivido della seconda frazione lo regala un ex al 53°, improvvisa la conclusione in nero da lontano con la sfera che sibila vicino alla traversa di Ferrieri, che dopo un'ora di gioco è bravissimo a salvare la propria porta respingendo di piede il diagonale di Giovannini. I padroni di casa provano a sfruttare la loro dinamicità e vanno vicinissimi al vantaggio al 63°. Caparvi, azione di Cichella che lungo l'out di destra prima strappa il pallone dai piedi di un avversario e poi con un lungo traversone trova Speranza dalla parte opposta che appoggia per la corrente Calvarese, che però spreca mancando l'impatto col pallone al momento di battere a rete. Un minuto dopo il tecnico di casa Cevoli richiama Speranza per Mancinelli, altro giro di lancette dall'altra parte, Stallone manda in campo Pedalino per Giovannini cercando più peso in avanti. Al 70° il tecnico di casa deve anche rinunciare a Vallesi per fastidi muscolari, sostituito da Di Natale. L'ingresso di Pedalino ha l'effetto sperato dal tecnico ascolano perché gli ospiti ora riescono a stabilmente a rimanere nella metà campo avversaria mentre la Civitanovese fatica a ripartire. Al 73° Negro, liberato al tiro dopo una bella azione manovrata, trova ancora Ferrieri a sbarrare la propria porta deviando il suo fendente in calcio d'angolo, mentre a 10 al termine il buon lavoro sulla sinistra di Acatullo viene vanificato dall'assenza di compagni in area avversaria sul suo invito. Un minuto dopo arriva la rete che decide il match. Su un traversone alla destra Pedalino gira di testa in area ma trova il palo a ribattere la sua deviazione. Il più lesto di tutti ad arrivare sul pallone è l'ex Negro che raccoglie con un tiro potente e preciso infila l'angolo basso alla destra di Ferrieri che stavolta non può nulla firmando la rete che consegna i 3 punti al Monticelli che nel finale contiene la sterile reazione di una stanca Civitanovese che non riesce più a trovare il modo di impensierire gli ospiti e dal triplice fischio di Piacenza di Bari dopo 4 minuti di recupero può festeggiare la vittoria e una posizione di classifica sempre più rassicurante. La Civitanovese manca ancora l'appuntamento con un risultato utile che ormai non arriva da dicembre nell'1-1 contro il San Nicolò quando sulla panchina rosso-blu sedeva ancora il tecnico Caneo. Con il nuovo tecnico Cevoli ancora all'inseguimento di punti vitali per la sua squadra. Alla fine della gara le impressioni dei due allenatori. Mister Roberto Cevoli della Civitanovese, una sconfitta amara al termine di una gara che la sua squadra ha combattuto dimostrando di essere viva. Sì, ma avevamo preparato la partita bene, sapevamo che fosse una partita difficile, sapevamo che affrontavamo una squadra che non mollava, che ripartiva, una partita la pensavamo proprio in questo modo. Purtroppo forse un paio di situazioni dove ci siamo fatti un po' sorprendere, abbiamo preso un gol e poi dopo i ragazzi
mentalmente mancava un quarto d'ora alla fine e gli è stato un macigno sulla testa e hanno patito un po' questo gol e abbiamo fatto fatica a ribattere qualche azione, però io sono contento della prestazione dei ragazzi. Mi dispiace perché stanno lavorando molto, stanno lavorando con grande impegno e i risultati non arrivano, ma se continueranno così con questa determinazione sono sicuro che prima o poi, anzi dalla prossima partita, inizieremo a fare risultati. In questo momento infatti potrebbe essere più importante il lavoro sul morale dei ragazzi che quello sotto il punto di vista tecnico-tattico, perché anche oggi la squadra non ha giocato male. Io sono contento, ha detto bene lei, sono tutti ragazzi, andiamo a vedere l'età. Io oggi ho giocato con 5,96, 3,97, 2,98 o cose di questo tipo, quindi sono ragazzi che hanno bisogno di prendere fiducia, sono ragazzi che sicuramente non hanno dalla loro parte l'esperienza, però lottano, lavorano con grande impegno, bisogna solo stargli vicino e aiutarli. Allora Nico, Cevoli giustamente teneva a ribadire la carta d'identità dei suoi giocatori, ma anche il Monticelli era molto giovane oggi, no? Sì, in generale noi abbiamo una squadra molto giovane, non risultano alcuni over perché abbiamo in campo mediamente 3,95 che sono ex under dello scorso anno, però ecco, se parliamo proprio di età media, voglio dire, noi avevamo 8 undicesimi che ci hanno sotto i 22 anni, quindi avevamo solamente, se vogliamo, 3 over veri, che erano Sosi, Terrenzio e Negro, gli altri erano praticamente tutti quanti under o che hanno superato l'under o da qualche mese o da massimo un anno, quindi anche la nostra è una squadra sempre molto giovane, ma io sono d'accordo che i giovani, sai, vengo dal settore giovanile, quindi sono d'accordo che i giovani vadano avanti, sono contrario alla regola dei 4 giovani in una categoria importante come la Serie D, secondo me sono esagerati, forse poteva avere significato prima quando c'era la C2, quindi era una categoria di passaggio, per oggi è troppo importante, sono troppi interessi, troppe squadre che stanno facendo degli investimenti importanti, 4 secondo me sono tanti, anche perché io vengo da un calcio diverso dove chi era bravo 16 anni, 17, 18, si 20, buttava nella mischia senza giocava, problemi. Uno doveva giocare per merito e non per età, quindi è una regola per me, permettetemi, sulla quale non sono d'accordo pur venendo dal settore giovanile. Parto dall'idea che chi merita gioca a seconda, non è importante l'età. A prescindere. Vediamo il prossimo turno della Serie D, quindi le gare che si giocheranno domenica, le vediamo insieme velocissimamente, avremo Agnonese Jesina, Campobasso Vastese, Monticelli Fermana, come detto a Monte San Giusto, probabilmente Pineto Castelfidardo, Recanatese San Marino, Romagna Centro San Nicolò, San Maurice Alfonsine, Vispessero Civitanovese, come detto riposterà il Matelica. Andiamo in eccellenza, vediamo rapidamente i risultati, Atletico Gallo, San Giustese 1-1, Camerano, Biagio Nazzaro batte Camerano 3-1, Fabriano Cerreto batte Marina 2-0, Forza Empronese batte Folgore Veregra 7-0, a Macerata Monte Giorgio batte Elvia Recina 3-0, Loreto Pergolese 0-0, Tolentino Porto d'Ascoli 3-1, Urbania Grotta Mare 1-0, Fabriano Cerreto in testa con 43 punti, San Giustese 42, Atletico Gallo e Biagio Nazzaro 38, Tolentino 37, Porto d'Ascoli 36, Monte Giorgio 34, Loreto 32, Marina 29, Elvia Recina 27, Camerano 25, Urbania 20, Grotta Mare 19, Forza Empronese 18, Pergolese 17, Folgore Veregra 0. Un'occhiata anche ai due gironi di promozione, girone A, 19ª giornata. Barbara batte Vigor Castelfidardo 5-0, FC Senigallia, Vigor Senigallia nel derby 1-1, Gabice Gradara Belvedere 1-1, a San Lorenzo in campo, Simana batte Laurentina 2-1, Moglie Vallesina Villa Mussone 1-0, Passatempese Marzocca 2-0, Piobbico Real Metauro 1-1, fuori casa Atletico Alma Valfoglia 2-0. Barbara 44 punti, Atletico Alma 38, Marzocca e Moglie Vallesina 32, FC Senigallia e Vigor Senigallia 30, Passatempese 27, Simana 26, Real Metauro 24, Villa Mussone 23, Valfoglia 22, Vigor e Laurentina 21, Capice Gradara 20, Belvedere 13, Piobbico 12. Andiamo al girone B, Atletico Piceno, Atletico Azzurra Colli 0-2, Atreia, Porto Sant'Elpidio batte Aurora 1-0, a Corridonia vince il Monte Cosaro 2-1, a Loro Piceno vince la San Giorgese 3-1. A Monturano, Montefano batte Monturano Campiglione 1-0, a Porto Recanati vince il Ciabino 2-1, Potenza Picena Chiesa Nuova 2-2, Trodica batte Futura 2-0, Porto Sant'Elpidio 47, Ciabino 38, Trodica 32, Montefano 31, Chiesa Nuova, San Giorgese e Lorese 30, Porto Recanati e Colli 26, Atletico Piceno 25, Aurora Traia 24, Potenza Picena 21, Futura 17, Monturano 16, Monte Cosaro 15, chiude il Corridonia
con 9 punti. Grazie a Nico Stallone, grazie ad Andrea Castellana e a Federico Pierantozzi che ci hanno tenuto compagnia in questa prima parte della nostra trasmissione. In bocca al lupo ovviamente per la vostra stagione. Crepi il lupo. E magari ci rivedremo al termine, no Nico? Come nostra consuetudine. Andiamo avanti con i servizi, il prossimo è relativo a Castelfidardo Vispesaro. Porte per interni, parquet, armadi e portoni blindati. Garofoli, coordinati di alta qualità. Vi presentiamo Cantarini Meccaniche, divisione edilizia, progetto Casa Futura Castelfidardo. Bella, accogliente, calda. Lo direste mai che questa bellissima casa ha un'anima metallica? La sua struttura garantisce sicurezza e stabilità della costruzione, rispetto dei criteri antisismici, leggerezza ed elasticità, velocità nei tempi di realizzazione, massimo isolamento termoacustico e costi competitivi. Un team di professionisti alla ricerca delle soluzioni più innovative, sia tecnologiche che estetiche, in possesso delle certificazioni europee in materia di costruzioni metalliche per ambiti civili. Cantarini Meccaniche SRL, divisione edilizia, progetto Casa Futura. Sicurezza per sempre. Castelfidardo, www.cantarini-mec.it. Email info@cantarini-mec.it. Telefono 071 78 22 568. Se la battaglia di Castelfidardo fu decisiva per fare l'Italia, basteranno 11 battaglie al Castelfidardo per fare la sua salvezza? Eh sì, 11 battaglie, tante sono quelle che attendono il Castelfidardo e i suoi tifosi da qui alla fine del campionato. 11 battaglie per mantenere la Serie D. A parole è facile, è in campo che devi trasformarle in gioco, gol e punti. E farlo da ultima in classifica diventa in qualche modo eroico, ma non c'è altra via. In settimana altro cambio di manico in seno alla società biancoverde. Arriva Dario Ruben Bolzan, terzo tecnico stagionale, che è il merito lo scorso anno di salvare il Castello all'ultima giornata, evitandogli pure la grana dei play-out. Quindi scelta tecnica ma anche scaramantica. Al Mancini arriva di gran passo la Vispesaro di Sassarini, squadra in salute, brillante e dalle grandi potenzialità. Va veloce la Vis, che insegue a breve distanza le battistrada Fermana e Matelica, e forse la differenza nei punti da queste ultime va ravvisata proprio nel raccolto esterno degli uomini di Sassarini, che fuori dalle mura del Benelli è stato finora più gramo, più avaro di quello delle capolista. Chissà se invertiranno il karma proprio oggi i biancorossi per dare una strappata alla loro rincorsa. Vedremo. Manca Silletti nel Castelfidardo e Paoli squalificato nella Vispesaro. Galileo Mancini gremito in ogni ordine di posto, ottima rappresentanza ospite sugli spalti. Vediamo allora insieme questo derby marchigiano, che è anche un derby tra due città della musica. Chi avrà la meglio tra la patria della fisarmonica e quella di Rossini? Vediamolo insieme, dai! Comincia il Castelfidardo al primo minuto. Maisto sfonda sulla sinistra, mette forte al centro, la difesa vissina sbroglia una pericolosa matassa. Risponde al nono la Vis con una fuga di Ridolfi sulla sinistra. Il 10 pesarese Pel di Carota mette al centro, intercetta in maniera salvifica la difesa di casa. 18esimo, ancora Castelfidardo. Montagnoli approfitta di un qui pro quo della difesa ospite. Il giovane anconetano arriva al limite dell'area, libera il sinistro deviato in corner. Poi al 29esimo si rompono gli occhiali dello 0-0 ed è un gol prodotto in cooperativa. Ridolfi sulla sinistra a occhi chiusi fa viaggiare Bugaro sulla stessa corsia di marcia. Il numero 11 ospite di Potenza mette al centro per Comi, che spalle alla porta serve Rossi a rimorchio, che piazza un destro all'angolo più lontano dove Molinaro arriva a deviare ma non del tutto, tant'è che il pallone rotola e gonfia la rete per l'1-0 della Vis. Quindi Castelfidardo 0, Vispesaro 1, Alessandro Rossi. Il Castelfidardo accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio al 35esimo. Corner per la Vis, Soragna pulisce l'area, ma il cuoio termina sul sinistro di Bugaro, che si inarca esplodendo uno shoot che esce di poco a lato.
Chiude il tempo una percussione sulla destra di Ficola che cerca di mettere in mezzo, libera Massi, ma palla ancora viva per Ficola che in rovesciata però commette fallo. Finisce così il primo tempo, Castelfidardo 0, Vispesaro 1. A inizio ripresa è un nuovo Castelfidardo quello che entra in campo. Iniziano proprio i biancoverdi di casa, al quinto con Soragna che sulla tre quarti serve Galli in area. Scivola a Ficola che dà il via libera a Galli, quest'ultimo sfodera il mancino, si immola De Wall, Gennari che mette in corner. Insiste il Castelfidardo, un minuto dopo con un velenoso tiro cross di Maisto, Iglio è bravo a deviare sopra la traversa. E poi all'ottavo break della Vispesaro con Comi che sulla destra effettua un cross rasoterra, Molinaro respinge coi pugni, Rossi dal limite carica il cannone e spara la sua bomba che incoccia contro i verdi di casa. Un minuto dopo la Vis fa il bis, Ridolfi dal limite dell'area vede e imbecca millimetricamente Comi quasi dentro l'area piccola, l'ala di Sassarini stoppa, si gira e perfora di potenza Molinaro da pochi metri per il 2-0 dei pesaresi. Castelfidardo 0, Vispesaro 2, Alessandro Comi, tutto molto bello. Il raddoppio pesarese è un cazzotto alla bocca dello stomaco per gli uomini di Bolzan, che però non si arrendono, anzi. Sedicesimo, bella triangolazione, Montagnoli con il neo entrato Sassano, ancora palla Montagnoli, la difesa biancorossa fa muro. Al 21esimo, calcio di punizione per il Castello di Lodi, lob in area per Maisto, tiro respinto, palla ancora in area su cui tenta l'intervento Massi. Gennari arriva deciso in scivolata prendendo palla prima, poi le gambe del giovane difensore fidardense. Per Nicola Donda di Cormons è calcio di rigore e dal dischetto Galli spiazza di potenza Iglio e dimezza le distanze. Castelfidardo 1, Vispesaro 2, Giorgio Galli. Il gol del Castello rianima una partita tutto sommato sempre viva. Al 28esimo la Vis cerca con una girata di Costantino di chiudere il match, ma la palla va fuori di poco. Replica il Castello due minuti dopo con una bella inzuccata di testa di Galli. Iglio, ben piazzato, blocca e neutralizza. Al 44esimo il neo entrato Cremonesi per la Vispesaro imbecca Bugaro sulla sinistra, ma il giovane 11 pesarese attende un attimo di troppo a servire Falomi e l'azione sfuma. E sfumano anche le speranze di pareggio sull'inzuccata di Galli bloccata da Iglio al 45esimo, tant'è che finisce così, Castelfidardo 1, Vispesaro 2. Bella partita, due squadre in cui si vede appieno la mano dei due rispettivi allenatori. La Vispesaro è un orologio svizzero in cui i meccanismi girano tutti nello stesso senso e quando girano così sono dolori. Tutti sanno sempre dove trovarsi, dove andare e cosa fare. È una rivisitazione moderna dell'essenza del calcio, ovvero un gioco di squadra a cui partecipano tutti. Se poi ci metti che la squadra corre tanto e che i giocatori sono tutti tecnicamente sopra la media della categoria, hai detto tutto. No, hai detto quasi tutto, perché se aggiungi pure le giocate di Ridolfi quando in forma, allora ogni traguardo è possibile, giocando sempre così. Complimenti, davvero una bella squadra la Vispesaro. Il Castelfidardo ha perso, ma ha perso bene. Il nuovo tecnico è arrivato in settimana e non ha la bacchetta magica, ma già si intravede qualcosa di buono all'orizzonte. La squadra ha corso, ha retto bene l'urto con uno squadrone, ha messo tutto quel che aveva in campo, si è resa pericolosa in avanti e ha giocato anche benino. Insomma, ci sono segnali di risveglio. Ora mancano gol e punti. Arriveranno? Ci sono altre 10 battaglie per saperlo. Dario Ruben Bolzan, allenatore del Castelfidardo, intanto bentornato in campo, in panchina. Oggi partita difficile, davvero difficile, un'ottima Vispesaro, però anche un ottimo Castelfidardo. Secondo me se avesse giocato sempre così il Castelfidardo avrebbe più punti di quelli che ha adesso in classifica. Intanto grazie, sì, sono contento di aver avuto la possibilità di provare a dargli una mano a Castelfidardo. E sono molto amareggiato per i ragazzi perché l'atteggiamento è quello giusto di una squadra che si deve tirare fuori, quindi mi dispiace per il risultato, ma sono molto fiducioso per il futuro perché la prestazione secondo me è stata all'altezza, tranne che il primo tempo per mille motivi, per diversi motivi
forse ci difendevamo un pochettino bassi, lo abbiamo aggiustato alla fine del primo tempo, e credo che il secondo tempo ce la siamo giocati con le armi nostre, insomma potevamo tranquillamente far finire la partita in un altro modo, però io sono arrivato questa settimana, per me, per quanto mi riguarda personalmente, penso che sia un buon punto di partenza. Allora, David Sassarini, allenatore della Vis Pesaro, oggi tre punti importantissimi, qua in un campo difficile, sia per come era il terreno, sia per la squadra che affrontavate, perché vi ha reso la vita difficile, però la sua squadra è un orologio svizzero, giocate quasi a memoria, avete fatto un po' fatica, ma questo va a merito vostro, perché vuol dire che è una squadra, la Vis Pesaro, che sa anche soffrire. Ma sì, ma noi dobbiamo fare la prestazione in un certo modo, giocare in un certo modo, e poi come conseguenza pensare al risultato. Noi abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, secondo me le abbiamo fatte bene, abbiamo fatto una prima mezz'ora buona giocando noi in controllo della partita, abbiamo sbloccato con un ottimo gol, e nel secondo tempo abbiamo continuato a fare le nostre cose, a continuare a giocare senza stare a pensare di buttare via palla, ma pensando a imporre senza gestire, e questa è la dimostrazione. Poi nel 2-1 è venuto fuori qualche mischia e siamo stati bravi a gestirla. Se i risultati vengono con la prestazione, come lei usa dire, facendo queste prestazioni poi si scala anche la classifica, anche se lei non la vuole guardare. No, io la classifica non la guardo, non la guardiamo, dobbiamo pensare ad allenarci, a farlo con un certo amore, senza un sacrificio, e pensando di migliorare domenica dopo domenica o giorno dopo giorno, perché solo così si ottengono i risultati. Non dobbiamo stare a pensare a andare a economizzare, a noi ci interessa giocare a calcio e farlo anche in campi difficili come oggi. Io che reputo il Castelfidardo un'ottima squadra e che non merita, secondo me, la classifica che occupa, perché ha ottimi giocatori, ha anche un telaio tattico, secondo me, organizzato, al di là dei mister che si sono succeduti, e quindi io auguro al Castelfidardo di salvarsi, perché la vedo una squadra, secondo me, che può far bene. Allora 22:38, eccoci di nuovo in diretta, talmente in diretta che vi do immediatamente l'aggiornamento del posticipo di Serie A, che questa sera vedeva contrapposto il Cagliari alla Juventus. Ha vinto la Juventus 2-0 in trasferta a Cagliari, gol doppietta di Gonzalo Higuain. Domani poi si completerà il quadro della Serie A con il partitone Lazio-Milan. Domani peraltro alle 18:30 ci sarà anche il completamento della Lega Pro Girone B con Fano contro Teramo, sconto salvezza, non mancate, chi può andare vada al Mancini di Fano, in bocca al lupo al Fano, perché deve tirare su punti. Però passiamo al calcio coloruspante, quello di casa nostra, il calcio di eccellenza. Sesta giornata di ritorno del campionato, è la 21esima in totale, quindi mancano solamente 9 partite al termine della regular season, dopodiché si apriranno i playoff e i playout. Una squadra gioirà perché sarà andata direttamente, a meno che non ci sia un ex equo al primo posto, cosa anche possibile peraltro, e un'altra si dispererà perché sarà direttamente retrocessa al campionato sottostante, che è quello di promozione, anzi mi sembra che siano due quelle che retrocedono direttamente. Ma cos'è successo tra ieri e oggi, visto che il campionato è splittato in due giornate? Cominciamo dall'oggi, perché a forza di sorpassi e controsorpassi io non ci sto capendo niente, perché sono le ultime quattro giornate di campionato sono alternate al vertice della graduatoria di eccellenza, la San Giustese e il Fabriano Cerreto. Oggi è il turno del Fabriano Cerreto a effettuare il Ari contro sorpasso, sorpasso contro sorpasso, Ari sorpasso e Ari contro sorpasso del Fabriano Cerreto, che questa volta ha vinto 2-0 in casa contro il Marina, doppietta di Pier Gallini, mentre invece l'ex capolista San Giustese non è andato oltre l'1-1, oltre il pareggio in quel di Gallo col Bordolo, contro l'Atletico Gallo col Bordolo. Poi oggi scontro playoff tra Tolentino e Porto d'Ascoli, ha vinto il Tolentino 3-1, che scavalca i Rivieraschi in classifica, e il quadro di oggi vedeva anche una partita che è finita con un risultato clamoroso, ovvero la povera e giovane Folgore Verga è stata sommersa da 7 reti messa a segno dalla Forzempornese. Cos'è successo ieri? È successo che ieri c'è stato il derby dell'Anconetano tra Camerano e Biagionazzaro. La Biagionazzaro ha strappato i 3 punti al Montenovo di Camerano, ha vinto 3-1, una gara che era infarcita di ex tra Biagiotti e Cameranense. Ha vinto la Biagionazzaro 3-1 a Camerano. Si spartiscono la
opposta, Loreto e Pergolese, pareggio, finisce 0-0, il Monte Giorgio dopo tre stop consecutivi torna alla vittoria con tre gol contro l'Elvia Recina e infine l'Urbania vince di misura 1-0 contro il Grottamare, gol di Pagliardini, però ottimo lo score dell'allenatore Omicioli dei Durantini perché in quattro partite ha messo a segno 10 punti, quindi veramente ottimo lo score. Tra l'altro l'Urbania con questa vittoria sorpassa in graduatoria anche il Grottamare, Grottamare che non segna praticamente da quasi 500 minuti, insomma veramente anemica al gol e impermeabile al gol la squadra di Mister Monreale. Sono 23 i gol messi a segno in questa giornata, non si tratta del record stagionale, però è record stagionale per i gol messi a segno in una partita ai danni di una sola squadra, ve lo ribadisco. Forzempronese batte Folgore Veregra 7-0, ci sono state 6 vittorie, solamente 2 pareggi delle 6 vittorie, 2 sono avvenute in trasferta. Le doppiette e le triplette, perché si è segnato tanto ovviamente, 23 gol non sono pochi, le doppiette, anzi le triplette, la tripletta porta la firma di Cecchini della Forzempronese, invece doppiette per Radi della Forzempronese, Pier Gallini del Fabriano Cerreto, Leonardo Rossini, entrambi gol messi a segno su calcio di rigore da Leonardo Rossini della Biagio Nazaro Chiaravalle, infine l'altra doppietta quella di Lorenzo Sbarbati. Detto questo, diamo lettura completa, organica della classifica dei cannonieri alla sesta giornata del ritorno del campionato. Comanda ancora Minella della San Giustese con 16 reti, Pier Gallini a 15 reti. Qualche statistica del nostro buon Giuseppe Stulzini da Urbino. Intanto mi ricorda Giuseppe Stulzini che mercoledì prossimo, 15 febbraio, si recupererà finalmente l'ultima partita del campionato di eccellenza rimandata a causa del maltempo, ovvero Urbania Marina che giocheranno mercoledì 15 febbraio. Il fatto che l'Urbania sia una squadra davvero in salute lo testimoniano anche i numeri, perché non perde da 7 partite l'Urbania, in cui ha messo a segno 3 vittorie e 4 pareggi. Meno sconfitte in assoluto la San Giustese, l'Atletico Gallo e la Biagio Nazaro Chiaravalle, con solamente 3 sconfitte al passivo, più vittorie il Fabriano Cerreto con 13 vittorie, più punti in casa la San Giustese 28, più punti fuori casa la Biagio Nazaro Chiaravalle con 22 punti, miglior attacco Fabriano Cerreto 44 reti, 44 è un numero che mi ricorda qualcosa oggi, peggiori attacchi la Folgore Veregra solamente 8 reti, Grottamare Pergolese 14 reti, migliore difesa del campionato è quella dell'Atletico Gallo con solamente 15 reti al passivo e le peggiori difese sono quelle della Folgore Veregra con 75 reti al passivo. Veramente sono tante per una squadra che purtroppo, dispiace dirlo, ancora è a quota zero. Se abbiamo l'inquadratura, vediamo in tutto il loro splendore, nello splendore dei, una volta si diceva dei 32-33 pollici, perché il massimo era quello come pollicciaggio e dimensioni delle televisioni quando c'era il tubo catodico, adesso possiamo dire nello splendore dei 55 pollici e anche dei 16 noni, Roberto Lattanzi, allenatore degli Orange di Villa Potenza, ovvero l'Elvia Recina, e Moreno Tacconi, che è il valente capitano della squadra appunto di Villa Potenza, l'Elvia Recina. Benvenuti. Buonasera. Allora Roberto, ho cercato di fare un pastone, si dice in termini giornalistici, cioè una sorta di riassuntone mettendo dentro tutte le voci, tutti i fatti di ciò che è successo in questo weekend. Cos'è che ti ha stupito più di tutto? Ma insomma, innanzitutto la nostra sconfitta. Perché ti ha stupito? Mi ha stupito molto. Perché, negativamente immagino. Sì, in modo negativo insomma, perché venivamo da un buon periodo e quindi mi aspettavo sicuramente una nostra prestazione diversa da quella che abbiamo fatto, e quindi questa è stata un po' la sorpresa negativa insomma per quello che insomma ci riguarda. E poi insomma questo è un campionato comunque come sempre molto interessante e molto equilibrato, quindi poi tanti altri risultati non sono così eclatanti insomma, quindi è successo un po' quello che poteva anche capitare in un campionato così equilibrato come quello dell'eccellenza. D'accordo, ma non ti stupiscono nemmeno i 7 reti della Forzempronese, non ti stupisce nemmeno questa alternanza al vertice tra San Giustese e Fabriano Cerreto, anzi tra Fabriano Cerreto e San Giustese? Non più di tanto, perché purtroppo la Folgore sappiamo che ha un organico davvero formato da ragazzi molto giovani, quindi poco esperti, e purtroppo in questo campionato qua non è facile poi venirne fuori. Chiaro, non hanno mai subito 7 reti, perché solitamente hanno sì collezionato solo sconfitte, però in modo non così, mai così eclatante, però
Poi ci può anche stare magari in un momento dove, di scoramento, dove la squadra sicuramente si sarà un pochino disunita e poi è venuta fuori questa sconfitta qua. Per quanto riguarda il vertice del campionato, non mi sorprende nemmeno questo, perché sono due organici, San Giustese e Fabriano, veramente molto, molto forti, quindi si giocheranno secondo me il tutto con questo balletto di una volta avanti una, volta avanti un'altra, proprio per la loro grande forza che hanno. E quindi poi chiaramente oggi avevano due partite difficili e quindi è successo quello che poteva capitare. Moreno, tu sei un giocatore esperto, rodato, ma anche e soprattutto competente della categoria, dell'eccellenza. Sono tanti anni davvero che la fai. Questa alternanza al vertice, perché Fabriano Cerreto e San Giustese sono due squadre piuttosto diverse, al di là degli organici, però anche nel modo di giocare, anche i numeri, no, lo testimoniano, perché una ha il miglior attacco, l'altra ha la migliore difesa casalinga. Insomma, sono squadre, secondo te chi la spunterà? Come dice il mister, secondo me questo è un campionato che si deciderà all'ultimo. Ovvio, sono due squadre veramente forti, forti singolarmente come giocatori presi a 1-1 e forti anche come dicevo, come squadra su ogni singolo reparto. Quindi poi adesso ultimamente il Fabriano ha anche cambiato allenatore, quindi credo che sarà una lotta aperta fino all'ultima partita. Senti, secondo te sarà una lotta aperta fino all'ultima partita solamente tra queste due squadre, ripeto, tra Fabriano Cerreto e San Giustese, una ha 43 punti, l'altra ne ha 42, o possono ancora inserirsi le squadre che sono proprio lì dietro, che stanno a 4 punti dalla seconda, ovvero l'Atletico Gallo e la Biagio Nazaro, che stanno a 38 punti, poi abbiamo il Tolentino a 37, Porto d'Ascoli 36 e poi di lì in poi Monte Giorgio 34. Insomma, sì. Ci potrebbero essere, secondo te, altri inserimenti? Ci potrebbero essere altri inserimenti, sì. Sì, questo sì, sottolineerei il fatto del campionato che ha fatto finora l'Atletico Gallo, stanno facendo molto bene, però come ripeto, a livello numerico, a livello d'organico, forse il Fabriano, sia il Fabriano che la San Giustese hanno qualcosina in più. Poi ricordiamo anche che la Biagio Nazaro ha anche la Coppa Italia, quindi io direi che alla fine se lo giocheranno queste due squadre, secondo me. Sara. Mister, guardiamo invece al vostro di campionato, al campionato dell'Elvia Recena. Eravamo qui lo scorso anno, lei diceva speriamo, insomma, salvezza conquistata, diceva speriamo che la prossima stagione ci porti più tranquillità, nel senso raggiungere la salvezza diciamo in maniera ancora più serena. Per il momento diciamo che ci state riuscendo. Sì, rispetto allo scorso campionato, insomma, abbiamo qualche punto in più e quindi in questo momento stiamo un pochettino al di sopra della classifica rispetto allo scorso campionato. Però è chiaro che bisognerà anche quest'anno soffrire fino alla fine, perché proprio per il solito equilibrio che c'è in questo campionato non ti puoi mai distrarre. Ad ogni minima distrazione che fai rischi di perdere la partita, le altre ti raggiungono e quindi siamo un pochino sempre lì. Siamo migliorati, secondo me, rispetto allo scorso campionato. Abbiamo, oltre ai punti che abbiamo conquistato, siamo migliorati anche a livello di prestazioni, quindi stiamo facendo, secondo me, un pochino meglio del campionato scorso, però è chiaro che da qui alla fine sarà dura, dovremo veramente lavorare sodo per cercare di non commettere errori, perché poi al minimo errore rischi di ancora una volta immischiarti nella lotta play-out, che poi sarebbe davvero molto complicata. Quindi insomma speriamo di mantenere questo tipo di classifica fino alla fine, perché sarebbe per noi molto importante, anche in virtù del fatto che comunque anche quest'anno addirittura insomma siamo partiti con gli sfavori, i pronostici insomma ci davano tutti un po' quasi per spacciati e quindi invece per il momento siamo lì, stiamo facendo bene, però è chiaro che da qui alla fine non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo stare bene attenti a tutte le prossime partite. Invece abbiamo parlato delle squadre in vetta, chi potrebbe insediarsi tra San Giustese e Fabriano Cerreto, voi a quali squadre guardate, dalle quali dovreste guardarvi maggiormente per raggiungere i vostri obiettivi? Sì.
Ma noi diciamo che ovvio ci abbiamo dietro, come diceva prima, l'Urbania che sta premendo, che sta facendo ultimamente, sta facendo veramente bene, devono recuperare anche una partita e l'Urbania è una di quelle. Poi ci abbiamo comunque sia il Camerano, ci abbiamo il Marina, ci sono queste squadre qua. È ovvio che noi dobbiamo un attimino, al di là della partita di ieri, quello che ci tengo a precisare è che stiamo facendo il campionato che dovevamo fare, che gli obiettivi per adesso li stiamo centrando. Ad oggi, se si chiudesse il campionato, noi saremmo una squadra salva. Come diceva il mister all'inizio, tutti ci davano per diciamo sfavoriti o perdenti in partenza, quindi prendiamo già di questo che è già partiamo da questo che è già buono. Poi dopo, guardando avanti, è ovvio che bisogna stare attenti, perché dietro stanno macinando i punti, soprattutto l'Urbania, considerando il fatto che comunque sia noi dobbiamo andarci a giocare. Ci abbiamo ancora due scontri diretti in casa con Grotta a Mare e con Marina. E ripeto, anche per noi credo che, come dicevo prima, per la vittoria del campionato anche per noi si decida tutto all'ultima giornata. Allora va bene, l'ha già anticipato Moreno Tacconi, ve lo dico subito, allora ne avrei voluto parlare dopo. Sì, la Biagionanza infatti ha la Coppa Italia, quella di eccellenza, avendo vinto la Coppa Italia regionale delle Marche, poi inizia il viaggio fuori regione. Come ogni accoppiamento, come ogni anno, le Marche sono accoppiate alla vincente della Coppa Italia dell'Umbria. Infatti sono state già tirate fuori, insomma, date, segnalate in sostanza le date di queste partite di quando le Marche affronteranno l'Umbria, ovvero la Biagionanza affronterà il 22 di febbraio alle ore 14.30 il Villa Biagio, che è la squadra che ha vinto la Coppa Italia di eccellenza dell'Umbria. Quindi si giocherà il 22 febbraio alle 14.30 di pomeriggio al Comunale di Chiaravalle l'andata di questa partita tra Biagio Nazaro e Villa Biagio. Il ritorno sarà al campo Vestrelli di Castiglione della Valle, in provincia di Perugia, il ritorno tra Villa Biagio e Biagio Nazaro. La vincente di questa doppia sfida tra Marche e Umbria affronterà la vincente della doppia sfida tra Emilia Romagna e Toscana. Infatti si affronteranno nell'altro, diciamo, raggruppamento la squadra del Rimini. Pensate che il Rimini è dovuta ripartire dall'eccellenza, ha vinto la Coppa Italia dell'Emilia Romagna, e affronterà un'altra squadra che si chiama, che ha il nome proprio di una persona, ovvero la squadra del Bruno Baldacci, che è la squadra che ha vinto la Coppa Italia della Toscana ed è una squadra in provincia di Arezzo. È chiaro che tutti dicono che più o meno dovrebbe vincere Rimini, però sai, nel calcio non si può dire nulla fino a che non è finita la partita, fino al 90esimo più recupero, come si suol dire. E noi andiamo avanti con i servizi, perché ci vediamo l'ottimo punto, l'ottima serie positiva della Recanatese, l'ottimo punto strappato a Teramo al Gaetano Bonolis, questa volta al San Nicolò, dalla Recanatese che fa un piccolo balzettino in classifica ma significativo. Ci vediamo in servizio e poi siamo di nuovo qua. Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Affidati ad un'azienda leader da oltre 20 anni, Laser Ufficio, servizi ed arredamenti per l'ufficio, specializzata nella tecnologia digitale e noleggio, multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook, rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole, grandi e medie aziende del territorio. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Finisce 1-1 e pensando alla Fermana che viene fermata a San Marino, il San Nicolò potrebbe rammaricarsi. Il verdetto del Bonolis è invece detto che la Recanatese, che è in salute, non ha rubato nulla, confermando che il buon momento che attraversa non è frutto del caso. Il San Nicolò, che veniva dall'exploit di Matelica, conferma che ha perso un po' di smalto rispetto ai tempi migliori, ma ciò nulla toglie alla buona stagione in corso, che la tiene in piena corsa per un posto utile all'accesso finale nei playoff. Veniamo alla cronaca della partita, che ci porta al secondo minuto e subito Recanatese con un tiro di Gabrielli che finisce tra le braccia del portiere. Il San Nicolò è contratto e si affaccia poco nell'area avversaria. Al decimo un tiro di Stivaletta è facile preda di Foiera. 3 minuti dopo ci prova Chiacchiarelli, ma il suo tiro si spegne sul fondo.
L'Arica Natese è ben messa in campo, ma non crea occasioni pericolose. Al 26esimo Sartori prova un lob dalla distanza cercando di sorprendere vanamente Ciotti. Ancora Arica Natese al 28esimo con un tiro di Degano che finisce sul fondo. Il San Nicolò prova a scuotersi, ma latitano le occasioni. Al 38esimo punizione insidiosa di Chiacchiarelli che la difesa giallorossa respinge. Tutto qui il primo tempo con l'inevitabile 0-0. La ripresa si apre con un altro piglio da parte degli uomini di Epifani, che sembrano più tonici. Al secondo minuto, sul bel cross di Chiacchiarelli, Traini non trova la coordinazione. Epifani comincia ad effettuare i propri cambi, entrano nell'ordine Bisegna, Massetti e alla fine Moretti. Al 12esimo è proprio Bisegna che si rende pericoloso con una bella rovesciata in aria che finisce in out. Il San Nicolò spinge e Mister Soda corre ai ripari con Pasquini che avvicenda Senigallesi. Mossa azzeccata, è proprio il nuovo entrato al 17esimo ad infilare la rete avversaria e a portare in vantaggio la Recanatese. L'azione nasce da una rimessa del portiere, Degano imbecca Pasquini che in area infila Ciotti per il vantaggio ospite. Il San Nicolò reagisce subito, al 27esimo da una punizione di Bisegna, nel mucchio in area è De Santis di testa ad infilare Foiera, il pareggio è meritato. A questo punto i teramani vogliono vincerla e al 32esimo Traini si procura una punizione dal limite dell'area con la battuta di Bisegna che però finisce di poco alta. Al 39esimo altra occasione con Massetti che di testa, imbeccato dal solito Bisegna, devia in out. Occasione finale con Traini al 49esimo che conclude alto. Rammarico in casa biancazzurra alla fine. Mister, un buon punto raggiunto oggi dopo la bella vittoria di Matelica, però un San Nicolò a due facce. Un San Nicolò nel primo tempo e uno nel secondo tempo. Ma hai ragione, il primo tempo invece doveva essere il contrario, perché la terza partita della settimana ero preoccupato più per il secondo tempo che per il primo. Invece il primo siamo stati con poca personalità e con poca voglia di vincere, perché è stata una partita da 0-0, siamo arrivati spesso dove dovevamo arrivare, ma quando ci si arriva poi bisogna prendere la palla, bisogna fare qualcosa, bisogna fare la superiorità numerica, in questo momento ci sta mancando. E poi il secondo tempo con i cambi abbiamo fatto un altro tipo di gara che secondo me meritavamo di vincere, abbiamo preso un gol da evitare, perché su un rinvio del portiere non si può prendere un gol del genere, però dopo la squadra ha reagito, ha avuto la forza di pareggiare, ha avuto l'occasione di vincerla, però alla fine ci è mancata anche un po' di birra, perché mercoledì noi a Matera abbiamo speso molto a livello fisico ma anche a livello mentale. Ci portiamo a casa il pareggio e ritorniamo a non perdere, quindi la seconda partita che giochiamo, e quindi speriamo che sia un viatico per fare un grande finale di campionato. Si poteva anche vincerla a un certo punto? Sì, ma con i cambi che ho fatto la volevo vincere, perché credo che in questa situazione di classifica che ci troviamo noi, perché siamo in zona tranquilla, siamo in zona playoff, dobbiamo usare qualcosina di più perché non abbiamo nulla da perdere e dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile. Quindi è questo che dico da tempo alla squadra: non abbiamo l'assillo di vincere il campionato, abbiamo l'assillo di far bene, di arrivare lì davanti, cercarci di giocarci fino alla fine la posizione importante. E il paradosso è che in questo momento, avendo anche la libertà mentale di fare le cose, non lo facciamo. Quindi voglio giocatori con più personalità, perché in questa situazione ci vuole personalità. Mister, tre risultati utili consecutivi, prosegue la striscia della Recanatese, lei personalmente ha portato 8 punti in 5 giornate. Sì, dobbiamo dare continuità, perché abbiamo lavorato bene, abbiamo vinto 2 partite di seguito, quindi una fuori e una in casa, stiamo dando continuità ai risultati, che è quello che vogliamo. È logico che noi siamo una squadra, quando ho preso la squadra eravamo ultimi in classifica, quindi abbiamo dovuto lavorare un po' anche sullo spirito della squadra, perché anche psicologicamente, quindi non è facile partire da ultimi e poi arrivare dove siamo arrivati. Ecco, adesso dobbiamo continuare, dispiace per oggi, perché sapevamo le difficoltà di questa partita, perché il San Nicolò è un'ottima squadra, una squadra fatta anche di giocatori importanti, quindi sapevamo che era difficile, però noi l'abbiamo preparata. Tra l'altro abbiamo avuto la defaianza del portiere Under in porta, quindi abbiamo dovuto cambiare
un over davanti e abbiamo messo un ragazzino, ecco. Quindi qualche difficoltà l'abbiamo avuta, però oggi la partita credo che l'abbiamo fatta come dovevamo farla, siamo andati in vantaggio, peccato per quel gol lì, insomma. Forse è meglio nel primo tempo, nel secondo tempo però devo dire che il San Nicolo poi è risalito. Beh sì, mi sembra anche giusto, perché però noi abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto come diceva lei al primo tempo, che abbiamo giocato, non gli abbiamo concesso poco, abbiamo avuto anche le nostre buone occasioni per andare a chiudere, non abbiamo avuto la lucidità giusta per chiudere la partita, anche perché questa squadra ancora deve assimilare un po', deve uscire da questa zona di classifica, allora poi queste partite magari le porta a casa, ecco. Bene, rientriamo in studio, ripartiamo subito dai messaggi e colgo l'occasione per fare i migliori auguri al nostro collega Giuliano Gubinelli, perché oggi è proprio il suo compleanno, quindi tanti auguri da parte di tutti noi. E mi collego appunto agli auguri per Giuliano, anche a questi auguri aggiungo quelli di Domenico Idà, che a sua volta fa i suoi migliori auguri di buon compleanno, mandando poi anche un saluto a mister Lattanzi. Ancora Matteo Marinsalda, poi ci scrive l'Elvia Recina, quale possibilità ha di fermare la Biagio Nazzaro? Prego. Ma insomma, chiaramente abbiamo una partita molto, molto complicata, perché la Biagio è un'ottima squadra, allenata da un allenatore che stimo molto e specialmente in questo momento, insomma, è una squadra difficile da affrontare, hanno vinto e fatto bene anche oggi, però la Biagio Nazzaro sa anche che, insomma, affronta una squadra che non è salva, è una squadra che lotta per non retrocedere, quindi mi auguro che troverà, insomma, una squadra arrabbiata, perché viene da una sconfitta pesante in casa, e quindi le armi, insomma, per fronteggiare la Biagio Nazzaro le abbiamo, che sono quelle di grande umiltà, di grande compattezza, che dovremo cercare, insomma, di mettere in campo nella partita di domenica. Poi, insomma, ripeto, mi auguro che, insomma, questa sconfitta che abbiamo subito domenica scorsa, che abbiamo subito appunto ieri, sia per noi anche un motivo un po' di ripresa, di rivalsa, e quindi cercheremo, insomma, di fare una settimana dove l'allenamento, insomma, sarà di un'intensità maggiore, per cercare di andare a dar fastidio a questa buonissima squadra che la Biagio. Si parlava prima invece degli scontri che avrete con Marina, Camerano, se non sbaglio, sarà forse quello poi il momento un po' cruciale per voi del campionato, in cui si deciderà quali saranno le vostre sorti? Sì, credo di sì, ovvio, gli scontri diretti sono fondamentali per poi raggiungere quell'obiettivo che ci siamo fissati all'inizio, che è la salvezza, però torno a ripetere, è un campionato dove si deciderà tutto all'ultimo, spero di no, però penso proprio che sia così, arriveremo all'ultima giornata che ancora non si saprà, secondo me, chi ha vinto il campionato e sotto, ecco, chi si dovrà salvare e chi dovrà evitare i playout. In qualche modo si può dire che le gare rimandate per il maltempo, quindi i recuperi infrasettimanali, abbiano anche un po' condizionato poi quello che è il normale, naturale svolgimento del torneo? Sì, cioè ha condizionato, perché comunque sia in un periodo c'è stata difficoltà per allenarsi anche a livello logistico, col fatto della neve, ci sono stati alcuni problemi, però non è, credo che alla fine non conti tanto questo, perché alla fine uno o due allenamenti su un arco di una stagione non creano tanto disagio, ecco. Detto questo, si è già parlato nella prima parte della trasmissione di ciò che è successo in settimana ad Ancona, cioè con lo sbarco, l'arrivo nella società dorica di Giulio Spadoni come direttore sportivo e di Marco Nacciarriti come direttore generale. Lo sbarco di questi due stimati professionisti avviene in una settimana dopo praticamente l'arresto di Fabrizio Giglio, che era nel consiglio di amministrazione della società dorica, e contestualmente alle dimissioni
dimissioni di Adriano Ciardullo dalle mansioni di direttore sportivo. Detto questo, si dovrebbe in settimana nominare anche il presidente, che è un tassello che ancora manca nell'organigramma del sodalizio dorico. Si fanno i nomi di Stefano Cocco, che era responsabile del marketing nella gestione del Chieti, il cui presidente era Giorgio Pomponi. Sappiamo bene che fine abbia fatto il Chieti in sostanza, e ancora da cercare un altro problema che è nella società dorica è quella di trovare la liquidità per sostituire la fideiussione che sta alla base dell'iscrizione della società dorica in Lega. Una volta sostituito questa cifra, si libereranno delle importanti sostanze liquide dell'ex presidente dell'Ancona Marinelli, ovvero una sponsorizzazione da 600.000 euro. Vedremo come andrà a finire il tutto ciò accade in un momento particolarmente delicato, non solo dal punto di vista dei risultati sul campo dell'Ancona, ma anche rispetto ad altre date, ovvero il 16 di febbraio sarà la scadenza per pagare stipendi e contributi ai propri giocatori in settimana. Di buono e di bello c'è che appunto in settimana, mercoledì scorso, l'Ancona è volata alle semifinali di Coppa Italia, ha espugnato seppure i calci di rigore per 5-3 il Gaetano Bonolis di Teramo. La partita era Teramo-Ancona, ha vinto l'Ancona 5-3 ai calci di rigore. Adesso l'Ancona in semifinale troverà la vincente della sfida tra Taranto e Matera. Taranto e Matera si affronteranno martedì prossimo, dopodiché la semifinale tra Ancona e la vincente di Teramo Matera, sempre per la Coppa Italia di Lega Pro, si giocheranno il 1° e l'8 di marzo. L'8 marzo l'Ancona giocherà in casa e riceverà appunto la vincente tra Taranto e Matera. L'altra semifinale è completamente nordica, è completamente veneta, ovvero giocheranno Padova contro Venezia. Andando a vedere cosa è successo alla San Benedettese, praticamente cosa è successo? Che la Corte Federale di Appello ha accolto il ricorso sulla sentenza di primo grado riguardo all'ex direttore sportivo Sandro Federico della società rossoblu, che una volta condannato, diciamo, in primo grado per il fallimento della Carrarese, dove aveva il ruolo di direttore sportivo, e appunto scagionato a questa accusa in secondo grado alla Corte Federale di Appello, ha chiesto appunto il reintegro alla San Benedettese, che l'aveva praticamente accantonato, sostanzialmente, virtualmente licenziato dal 6 di dicembre scorso, giorno della sentenza del Tribunale Federale. Adesso vedremo cosa succederà in questa intricata questione lavorativa. E in settimana, sempre alla San Benedettese, il patron Andrea Fedeli ha parlato dei campi di allenamento, perché il campo Rodi non basta più per gli allenamenti della San Benedettese. Quindi ci sono due proposte alternative: o quella di rendere il manto della Riviera delle Palme in sintetico, però è un'operazione non solo molto costosa, ma che a un tradizionalista del calcio come Andrea Fedeli non piace molto come idea, oppure acquistare un terreno per fare sopra un campo di allenamento di proprietà della San Benedettese, così che il titolo della San Benedettese, la società della San Benedettese, verrebbe valutata non solo come entità calcistica, ma anche a livello patrimoniale. Dopo vi dirò due cose relativamente alla Vispesaro e alla Jesina. Però, Roberto, l'Elvia Recina in sostanza sta facendo un buon campionato, l'abbiamo già detto, siete 7 punti dalla zona rovente, però bisogna stare attento. Assolutamente sì, perché il campionato è decisamente ancora lungo e quindi aperto a tutto, e quindi bisogna stare molto concentrati, soprattutto in queste prossime partite, che per noi sono direi quasi decisive. Non è un margine chiaramente che ci può far star tranquilli, e quindi dobbiamo assolutamente migliorare diversi aspetti, insomma, per cercare di non incappare negli errori che abbiamo ad esempio fatto sabato scorso.
Moreno, senti, avevamo detto nella prima parte che all'inizio del campionato i pronostici vi davano, diciamo, per battuti, per retrocessi. Il fatto che invece abbiate sovvertito i pronostici significa che chi ha fatto i pronostici ha capito veramente poco o ci capisce poco di calcio, o siete stati bravi voi a, appunto, a farli ricredere? No, no, cioè, io in tanti anni e tanti anni che gioco ormai non ho visto mai squadre vincere i campionati prima di iniziare oppure squadre retrocedere prima di iniziare. Io dico che magari all'inizio uno può avere un parere piuttosto che un altro, poi dopo è sempre il rettangolo verde che giudica, ecco. Roberto, dov'è che siete a buon punto e, come dicevi te stè, dove dovete ancora migliorare, in cosa? Ma sicuramente dobbiamo migliorare sotto l'aspetto caratteriale, tipo domenica siamo mancati un pochettino di personalità nel gestire una partita, almeno l'inizio della partita, in un altro modo, quindi c'è mancata un po' di personalità e questo in alcune partite poi diventa un po' determinante. È chiaro che sotto l'aspetto difensivo è stato sempre un po' il nostro tallone d'Achille, lo è anche quest'anno, e quindi lì dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di migliorare. Siamo a buon punto su diversi aspetti, innanzitutto un gruppo che funziona, che lavora bene, che fa sempre quadrato in tante situazioni, che riesce a far bene anche in gare difficili, con squadre anche di alta classifica. Quindi alcune cose, insomma, funzionano bene. Quindi vediamo di riuscire a portare a termine questo campionato in modo positivo, insomma. So che gli allenatori non amano mai parlare dei singoli, però è giustificata questa domanda, ovvero come stanno andando i nuovi innesti del mercato dicembrino, ovvero Carboni e Mandorlini? Ma sono stati due innesti importanti per noi, avevamo necessità di rinforzare quelle due zone di campo, soprattutto lì a metà campo, dove mancavamo appunto di un play di metà campo, e quindi Carboni lo sta facendo molto bene, e così come Mandorlini davanti ci ha dato un po' quel guizzo che ha lui, con le sue caratteristiche di giocatore rapido, di esterno molto rapido che è. Quindi questi due nuovi innesti si stanno facendo bene, si sono inseriti molto bene soprattutto nel gruppo, e questo è sempre molto importante, quindi credo che anche da qui alla fine ci daranno il loro apporto, insomma, per centrare l'obiettivo. Moreno, mancano solamente 9 giornate alla fine del campionato, il traguardo è vicino, però bisogna stare attenti alle trappole che sono disseminate lungo il cammino. Qual è la dote che vi porterà, su cui bisogna credere e insistere, che vi porterà a raggiungere il vostro di obiettivo? La dote, io credo solo nel lavoro e nell'allenamento, lavoro quotidiano, l'applicazione durante l'allenamento, la concentrazione, alzare l'asticella, come dico io, dell'attenzione e della concentrazione. Questo fa la differenza, secondo me, perché alla fine le ultime partite, come dico da sempre, hanno una storia a sé. Quindi chi è più concentrato, chi è più attento anche al particolare, poi alla fine quando va a tirare le somme vede che comunque sia i conti tornano. Magari chi invece lascia un pochettino qualcosina per strada a livello mentale, a livello di attenzione, poi secondo me alla fine la paga. Roberto, mi dici un allenatore di eccellenza che ti piace particolarmente, o meglio una squadra che ti piace come gioca? Ma insomma, le squadre di eccellenza sono tutte molto preparate, c'è da dirlo, c'è una grande differenza tra l'eccellenza, ad esempio, e la promozione. Difficilmente trovi squadre non organizzate, con gli allenatori molto preparati, che riescono sempre anche a studiarti. Io noto molto spesso che le squadre che andiamo ad affrontare spesso sanno, ci conoscono alcune nostre situazioni, conoscono alcuni nostri schemi su palline attive, ad esempio, insomma, quindi
trovi, c'è una grande differenza tra questo campionato e il campionato di promozione, che forse non vale una categoria solo, ma forse qualcosa in più. Quindi gli allenatori sono davvero tutti molto, molto ben preparati. Faccio davvero fatica a sceglierne uno. Io posso sempre fare comunque i complimenti, ad esempio, a Moriconi del Loreto, perché nonostante non ha un grande organico, nonostante non ha una rosa così importante, so delle loro difficoltà nell'allenarsi, perché anche loro, come noi, non si possono allenare nel pomeriggio, quindi devono allenarsi la sera, hanno tutti i giocatori che lavorano. E però nonostante questo, insomma, hanno un'ottima posizione di classifica, danno del filo da torcere anche a squadre molto più blasonate, quindi direi che gran parte del merito va all'allenatore, allenatore che stimo molto. E faccio questo nome, però credo che, come stavo dicendo, appunto, tanti sono gli allenatori che in questa categoria stanno facendo bene. Moreno, senti, una domanda che non ho ancora mai fatto a nessuno: secondo te chi vincerà quest'anno la classifica dei bomber di eccellenza? Questo è difficile. Minnella sta facendo molto bene, però da difensore ho avuto a che fare con attaccanti forti. Uno di questi lo incontrerò domenica, che è Simone Cavaliere, quindi adesso è avanti Minnella, poi dopo alla fine non lo so chi potrà vincerla. Esatto, domenica prossima infatti andrete nella tana della Biagio Nazaro, che è in formissima, e poi la settimana dopo la Biagio Nazaro incontrerà il Villa Biagio nella Coppa Italia a livello nazionale, il primo turno della Coppa Italia nazionale di eccellenza. Due pillole veloci veloci societarie della Vispesaro e della Jesina. Ovvero, per la Vispesaro salutiamo con piacere Claudio Pandolfi, che è stato fino ad oggi co-presidente, adesso è diventato ex presidente, perché ha ceduto gratuitamente le sue quote al gruppo del neo presidente Ferri. Il neo presidente Ferri poi ha fatto entrare in società un altro socio che si chiama Roberto Bizzocchi. Va ricordato Claudio Pandolfi, perché erano 8 anni che aveva preso le redini della Vispesaro, da quando la squadra era addirittura piombata nell'estate del 2008, era addirittura piombata in promozione addirittura. Quindi Claudio Pandolfi è stato ringraziato da tutto lo staff della Vispesaro, non solo per questo regalo che ha fatto gratuitamente, ma anche per la velocità dei tempi in cui l'ha fatto. Claudio Pandolfi ha detto che comunque continuerà a seguire la Vis come spettatore, come primo tifoso della squadra biancorossa, che sta andando benissimo. Invece a Iesi cosa è successo? È successo che c'erano stati degli interlocutori che avevano chiesto informazioni, avevano chiesto i conti, i conteggi contabili in sostanza, alla società di Viale Cavallotti. Questi personaggi non si sa più che fine abbiano fatto, però si era fatto vivo dalle parti del Carotti di Iesi anche Ermanno Pieroni, dirigente nato proprio a Iesi ed ex anche presidente dell'Ancona, anche della Iesina. La dichiarazione di Pieroni, l'intenzione di Pieroni non è quella di acquisire delle quote societarie della Iesina, ma di fare da consulente per portare a giocare a Iesi dei giovani provenienti da squadre di Serie A e da Serie B, cosa che formalmente in contrasto con gli obiettivi dell'attuale dirigenza della Iesina, del presidente Porita in sostanza, che ha replicato che sono 7 anni che appunto la Iesina è capovertice di una organizzazione che raccoglie il meglio dei giocatori, dei giovani della Vallesina, per poterli portare a giocare in prima squadra della Iesina in sostanza, quindi capostipite della Iesinità. Però la squadra Leoncella ha detto che rimane comunque aperta al coinvolgimento di altre persone, anche a proposte che possano venire da Ermanno Pieroni, e a tal proposito la Iesina rassicura di essere pienamente disponibile ad ascoltarlo ed è pronta ad accoglierlo in qualsiasi giorno della settimana presso la propria sede o al Carotti o in sede. Ogni pomeriggio, dal lunedì al sabato, sono sempre presenti dalle 15 alle 16 il presidente e buona parte del consiglio di amministrazione, pronti ad ascoltare chiunque possa contribuire a rafforzare società e obiettivi. Questo era un comunicato stampa che era presente nel sito internet della Iesina. Abbiamo parlato di Iesina, vediamola finalmente la Iesina.
che purtroppo però ha perso in casa una sfida contro il Romagna Centro, ha vinto il Romagna Centro 2-1 al Carotti di Iesi, ha segnato Pier Andrei per la Iesina, primo gol stagionale, ci vediamo in servizio e poi siamo di nuovo qua. Forza e gioventù del Romagna Centro sono decisamente indigesti per la Iesina. I Leoncelli, che all'andata avevano subito un pesante 3-0 in casa della formazione romagnola, replicano anche nel match di ritorno. Vince 2-1 il Romagna Centro alla Carotti e il generoso finale di partita Leoncello, in cui la Iesina sfiora il 2-2, non cambia il volto di una partita in cui i romagnoli meritano tutti interi i 3 punti e quella della Iesina è quasi fino alla fine una figuraccia. Senza gli squalificati Cardinali e Sassaroli, Bugari torna a puntare davanti sul tris offensivo cameruccio Shiba Trudo. Sono gambe e corsa della formazione romagnola però a sbloccare il match già al 9° minuto, quando al Romagna Centro viene permesso troppo a lungo di girar palla nell'area Leoncella e alla fine il tiro di Amati, servito da Gagliardi, con l'aiuto di una deviazione si alza a disegnare un pallonetto beffardo che si insacca alle spalle di un Bolletta sorpreso fuori dai pali, 0-1. La reazione della Iesina si fa attendere decisamente troppo e solo al 27° produce un contropiede di Trudo con tiro finale dalla distanza di Shiba che sfila al lato. E allora il Romagna Centro a passare ancora al 31° Bussaglia da sinistra mette sotto porta per Ferri che può colpire ben 2 volte, la prima trovando la risposta di Bolletta e la seconda anticipando tutti da terra per lo 0-2. Sulle gambe, tramortita dalla rapidità dei giovani avversari, la Iesina si aggrappa alla generosità nel finale di tempo. Al 33° Shiba, servito da Vita, cerca la girata con sfera deviata in corner. Al 34° c'è ancora un contropiede del Romagna Centro, innescato addirittura con le mani dal portiere ospite Sarini, dopo un corner della Iesina. Gagliardi va da solo, cerca la conclusione personale, ma Bolletta sventa. Unica vera opportunità di casa del primo tempo al 43°, ma la testa di Calcina su punizione di Censori non impensierisce troppo Sarini. Dopo l'intervallo Bugari decide di giocare il tutto per tutto, fuori il difensore Calcina, dentro l'attaccante Pierandrei e ora in campo sono 3 le punte pure per la formazione Leoncella. Una ghiotta opportunità per riaprire la partita, la Iesina ce l'ha ma la spreca al 53°, sprint di Cameruccio sulla destra, palla al bacio in area di rigore per la corrente Trudo che col piatto però spara alto. La Iesina insiste ma si rivede effettivamente solo al 65°, quando Trudo da fuori area sventaglia abbondantemente al lato. Ampiamente fuori bersaglio anche il colpo di testa di Shiba su cross di Bontà al 72°. Di là gli ospiti hanno al 77° la punizione di Battiloro, palla che termina fuori. La Iesina riapre la gara ma troppo tardi, all'83° Shiba va al cross da sinistra, inzuccata di Pierandrei a centro area e 1-2. Leoncelli in avanti nel generoso finale, mischia pericolosa all'86°, prima col colpo di testa di Tafari su corner, poi col tentativo di rovesciata di Pierandrei, ma gli ospiti si salvano. Ancora un brivido, l'ultimo al 90°, ma la testa di Shiba non trova la porta sul cross di Anconetani. Finale nervoso, battibecchi in campo, ne fanno le spese Trudo e il portiere ospite Sarini, entrambi espulsi nel concitato dopogara. Innanzitutto, vabbè, consideriamo che è la terza partita in una settimana e al di là di tutto il primo tempo sembrava il secondo tempo, no? Dove eravamo un po' più, sembrava un po' più stanchi, un po' meno reattivi, per poi invece finire il secondo tempo con un leggero supremazia e cercare il pareggio. È una partita che c'è poco da commentare. Abbiamo perso 2-1 con, mi sembra, le uniche 2 occasioni da gol concesse. Ci abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per pareggiarla, non ci siamo riusciti. E niente, in questi momenti c'è poco da dire. C'è da tenere un certo equilibrio perché comunque non c'era da esaltarsi quando,
abbiamo fatto, non so, 7 risultati utili, non c'era da esaltarsi quando abbiamo vinto con la Vispesaro e non c'è da battersi adesso che veniamo da 2 sconfitte, che poi se analizziamo la sconfitta di Campobasso, la partita l'abbiamo fatta noi con diverse occasioni da gol. Oggi pure comunque se fossimo arrivati al 2-2 non è che stavamo a dire che avevamo rubato una partita. E quello che mi fa recriminare di più è l'espulsione a fine partita di Trudo, che comunque insieme a Cardinali non li ho per Agnone. E per il resto niente, dobbiamo compattarci. Il gruppo è tutto unito, coeso, quindi non sono preoccupato, sono rammaricato, sono arrabbiato, ma non preoccupato. So che faremo tranquillamente il nostro campionato da qui alla fine e già da domenica ci riscatteremo sicuramente. E chiudiamo l'ultima parte della nostra trasmissione con i risultati di prima categoria. Partiamo dal girone A, vediamo il tabellino. Cantiano batte Villa San Martino 2-0, Fermignanese Azzurra Academy 1-3, Lunano Pisaurum 3-1, Marotta Montelabate 1-0, Santa Veneranda Montecalvo 3-2, Tavernelle Mondolfo 1-2, Urbino Sant'Orso 1-0, Vadese Pian di Meleto 2-0, Mondolfo in testa con 44 punti, Cantiano e Montecalvo 38 e domenica ci sarà proprio il big match Cantiano-Mondolfo. Andiamo al girone B, Avis Arcevia, Leonessa Montoro 0-0, Borghetto Filotranese 0-0, Colle 2006, Borgo Minonna 1-2, Falconara Monserra 2-0, Le Torri Monzano 1-0, Montemarcello San Biagio 3-1, Sassoferrato Conero Dribbling 2-1, Staffolo Castelfrattese 1-1, Sassoferrato Genga 38 punti, Le Torri 36, Montemarciano 33. Andiamo al girone C, Amatori Corridonia, Monte Luponese 1-0, Pignanese Monte Milone Polenza 1-2, Casette Verdini Camerino 1-2, Pidenze Cascinare Val di Chienti 1-1, Fiuminata Porto Potenza 1-2, Francavilla Cloentina 1-1, Muccia Caldarola 1-1, Pioraco Fortitudo Fabriano 2-2 e Cara Sara il Camerino in testa alla classifica con la Monte Luponese 33 punti, a seguire la Cloentina 28, Fortitudo Fabriano e Muccia 26. Andiamo al girone D, ecco il tabellino, Ripatranzone Castignano 0-2, Grottese Cuprense 2-0, JRVS Ascoli Pinturetta 2-1, Montalto Monsanpietro 2-2, Montegranaro Palmense 0-1, Montottone San Marco 0-2, Offida Cento Prandonese 2-0, Villa Sant'Antonio Real Virtus Pagliare 2-2, Montalto in testa con 36 punti, Castignano 35, JRVS 34. Veloce riepilogo per quanto riguarda le trasmissioni dedicate al calcio sui nostri canali, le vedete qua. Inutile che ve lo ripilogo, è sempre lo stesso, ce ne sono praticamente tutti i giorni e per tutti i gusti. Grazie a Roberto Lattanzi e Moreno Taccone dell'Elvia Recina che ci hanno tenuto compagnia in questa seconda parte della nostra trasmissione. In bocca al lupo per la vostra stagione. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Giuliano Guinelli, grazie a Sara Santacchi. Ci rivediamo domenica prossima, come sempre, alle 21 in diretta sui nostri canali. Buonanotte a tutti. Il SRL è a Trudica di Morrovalle e vi sta aspettando per mostrarvi il salone espositivo. Al centro di Civitanova Marche, il centro della salute e del benessere. Farmacia Angelini, farmacie d'Italia. Omeopatia, veterinaria, erboristeria, prodotti per l'infanzia, dermocosmesi. Al centro di Civitanova Marche. Nuova veterinaria, piani di potenza Montecassiano. Lavoriamo per la salute e il benessere dei tuoi animali. Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma 2 o 4 ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Lampa Crescia, rivenditore autorizzato Stil Kubota, macchine e attrezzi per il lavoro agricolo e forestale, dei giardini e del paesaggio, San Buchetto di Recanati. Da sempre a Civitanova Marche, Melonari è al servizio dell'edilizia, ceramiche e arredo bagno, dalle stufe e camini alle pitture, dal mondo dell'outdoor al giardinaggio. A Civitanova Marche la tradizione è in tavola, con Primo Piatto, in via Matteotti numero 100. C'è un altro Primo Piatto, nella zona industriale in via Enzo Ferrari 36. Fox Investigazioni, Civitanova Marche, una struttura all'avanguardia. Nelle Marche di Fox Investigazioni ce n'è una sola. Chiamateci, risolveremo insieme i tuoi problemi. Gas Marca, l'azienda del gas del nostro territorio. A Civitanova Marche, Porto Potenza Picena, Monte Cosaro, Porto Sant'Elpidio, Grotta a Mare. Gas Marca, l'energia del territorio. Laser Ufficio, servizi ed arredamenti per l'ufficio, specializzata nella tecnologia digitale e noleggio. Via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati.
Geomod, il nuovo centro scarpa per i giovani, le famiglie e gli sportivi, con la qualità e la convenienza di sempre, a Monsano. Calcio giovanile, partiamo dal torneo di Viareggio. L'importante rassegna mondiale vede partecipare le squadre marchigiane Ancona, Maceratese ed Ascoli. La formazione biancorossa è stata inserita nel girone composto anche da Juventus, Dukla Praga e Toronto. Juniores nazionali, il derby Materica-Fermana si è concluso con il successo dei matericesi, che hanno riagganciato la vetta della classifica. Ha rinunciato al campionato il Foligno. Risultati: rinviata Ancona Jesina, Materica-Fermana 3-0, Recanatese Città di Castello 5-1, Trestina Civitanovese 3-3, Vispesero Castelfidardo 1-0, riposava la Maceratese. Classifica: Matelica punti 33, Vispesero 32, Sansepolcro 31, Recanatese 28, Fermana 24, Civitanovese 21, Jesina e Castelfidardo 20, Trestina 18, Città di Castello 12. Fuori classifica Maceratese ed Ancona. Juniores regionali, nel girone A l'Atletico Gallo batte l'FC Senigallia e consolida il secondo posto. Nel girone B il Chiesa Nuova di misura 1-0 nel confronto con il Moglie Vallesina. Nel girone C frena l'Elverecina, Calderola al comando della classifica. I risultati dei match disputati ieri: nel girone A Atletico Gallo FC Senigallia 2-1, Atletico Alma Gabice Gradara 2-2, Belvedere Fossombrone 0-5, Urbane Laurentina 3-3, Real Metauro Olimpia Marzocca 2-1, Vigor Senigallia Valfoglia 5-1. Girone B, Chiesa Nuova Moglie Vallesina 1-0, Fabriano Cerreto Camerano 4-0. Nel girone C, Elverecina Calderola 1-1, Porto d'Ascoli Grottamare 1-2, San Giustese Porto Sant'Elpidio 2-1. Ecco, leggendo la classifica praticamente si può anche pensare alla possibilità di partecipare alle playoff. Noi, se c'è la possibilità, ce la giocheremo fino alla fine, poi dopo sarà sicuramente il campo a dire se siamo all'altezza oppure no. Torniamo al livello tecnico del campionato, come l'hai visto? Ci sono secondo me 6-7 squadre che hanno un ottimo livello tecnico, quindi è un campionato competitivo, è un campionato che sta mettendo in mostra dei buoni ragazzi. E che la Civitanovese sicuramente si farà rispettare fino in fondo. Ma noi faremo del nostro meglio. Abbiamo fatto un girone d'andata dove abbiamo chiuso al quinto posto, poi ci abbiamo avuto un po' di problematiche, qualche infortunio, qualche ragazzo che è andato a giocare in prima squadra. Faremo del tutto per mantenere queste posizioni. Chi teme di più nella corsa playoff? Ma io, come dicevo prima, ci sono 7 squadre per 5 posti secondo me. Quindi sono tutte temibili, ogni partita ha le sue difficoltà, ha le sue insidie e quindi noi dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, fare il nostro campionato e poi alla fine tireremo i conti e vedremo come siamo piazzati.